cari amici di Telemolise, benvenuti a quest'altro appuntamento con la nostra trasmissione di informazione sportiva della domenica sera. Ultimo appuntamento per questa stagione agonistica, abbiamo iniziato il primo del mese di settembre. Dal primo settembre ci siamo fermati solo due volte in occasione della fine dell'anno, era il 30 dicembre e ci siamo fermati una domenica a Pasqua, quindi ci facciamo compagnia in sostanza dal primo settembre tutte le domeniche e abbiamo qualcosa di diverso nella nostra scenografia. Probabilmente vedrete alle nostre spalle un pianoforte, dico subito che non siamo completamente impazziti, nessuno si metterà a suonarlo e nessuno canterà, è soltanto la scenografia che domani pomeriggio a partire dalle ore 14 evidentemente ditemi che devo fare, noi che facciamo, se spento il microfono, perfetto. Allora, finora abbiamo parlato a voi, facciamo le cose, inutile che facciamo i gesti, passami un po' anche per cortesia, tanto per distinguerci anche l'ultima puntata. Avevo detto prima che praticamente avevo dei problemi al microfono, mi hanno detto di no e infatti questi sono i risultati. Allora, non possiamo passare nemmeno una domenica evidentemente tranquilli, non lo abbiamo fatto dal primo settembre, chi non mi ha sentito finora ribadisco in sostanza quello che stavo dicendo, dal primo settembre siamo stati in onda tutte le domeniche tranne la fine dell'anno e Pasqua e non ci facciamo mai mancare motivi per ribadire che si tratta di una trasmissione in diretta, mettiamola così, che è meglio perché altrimenti insomma direi cose molto molto antipatiche, soprattutto in occasione di quest'ultima puntata della stagione agonistica 2013-2014. Dicevo anche della scenografia, alle nostre spalle possiamo allargare, quindi saluto anche Annalisa Ciarlante, ne approfitto per salutare anche Annalisa Ciarlante, eccola qui, buonasera Annalisa. Buonasera direttore, buonasera ai nostri ospiti qui nello studio di Campobasso, un saluto allo studio di Isernia e Termoli che ci affiancano come tutte le domeniche, un saluto soprattutto a voi che da casa ci seguite e ricordo che questa di oggi sarà l'ultima puntata di questa stagione di campionato e la ricordiamo con la puntata numero 985. Come tutte le domeniche vi voglio ricordare il nostro numero di cellulare in modo tale che possiamo interagire con voi che è il 331 26 5 volte 2, altrimenti scriverci sulla nostra posta elettronica che è domenicasport@telemolise.com. Ricordo anche i canali su cui potete seguirci dal Lazio che è il canale 749 e dall'Abruzzo sul canale 96. Certamente io provvedo ancora un attimo a sistemare il microfono, eccoci qui. Allora, dicevo, questo pianoforte che è alle nostre spalle non rappresenta nulla di strano, rappresenta soltanto una parte della scenografia che ci sarà domani pomeriggio a partire dalle ore 14 quando manderemo in onda la lunga non stop elettorale condotta da Manuela Petescia, come sempre in maniera assolutamente mirabile. Quindi il pianoforte servirà per fare qualche intermezzo, ci sarà Simone Sala che è stato anche nostro ospite durante una puntata di Domenica Sport, quindi faremo anche musica domani pomeriggio, oltre naturalmente che seguire tutte le elezioni dei comuni dove si vota nella nostra regione, a partire da Campobasso, ma anche l'ultimo dei comuni dove si vota, faremo dei collegamenti in diretta, insomma seguiremo con questa lunga non stop elettorale tutto quello che accadrà, mentre ricordo che i seggi sono comunque aperti fino alle ore 23, poi inizierà lo spoglio delle europee perché si è votato anche per le europee e domani a partire dalle ore 14, ribadisco ancora, inizierà la nostra non stop elettorale. Tra l'altro, proprio perché alle 14 ci sarà la non stop elettorale, il TG Sport, che di solito, come ben sapete, va in onda alle 14.30, lunedì andrà in onda alle 13.30, quindi tireremo la volata all'inizio della non stop elettorale. Questo sulla prima rete, perché poi per quel che riguarda la rete Telemolise Solo Sport, andrà in onda il TG Sport agli orari canonici, vale a dire alle 14.30, alle 20 e alle 23.30. Penso di aver detto quasi tutto, poi naturalmente avremo modo di approfondire eventualmente qualche altro argomento. Li abbiamo visti anche inquadrati un attimo, quindi
Presento anche gli ospiti che sono nel nostro studio di Campobasso. Saluto e ringrazio il presidente del Campobasso, Giulio Perrucci. Buonasera Giulio, benvenuto. Grazie. Saluto e ringrazio soprattutto una rappresentante, la quota rosa, diciamo, di questa trasmissione, che è Angela Baranello. Buonasera Angela. Salve. Presidente della società Sanniti. Sì. Che ha una scuola calcio, diciamo, avviata presso la struttura della Baita, insomma, tra Inagro di Ferrazzano, però sì, insomma è vicinissimo anche a Campobasso. So che insomma, non hai dovuto superare qualche piccola remora per venire qui, perché non sei di solito propensa a questo tipo di trasmissione, però sono sicuro che alla fine, insomma, ti troverai bene. Ti ringrazio intanto per grazie aver accettato. A te. Grazie. E poi abbiamo in rappresentanza del basket, ma non solo del basket, perché con il nostro amico Mimmo Sabatelli si può parlare evidentemente di tutto. Buonasera, buonasera Mimmo. Buonasera, grazie Antonio. Allora, andiamo prima di vedere, perché c'è anche una schedina, infatti si gioca il campionato di Serie B, anzi facciamo così, vediamo subito la schedina che riguarda le partite di Serie B che si giocheranno tutte quante in posticipo. Quindi sì, Annalisa, queste sono le partite. Andiamo a vedere le squadre, sì, che giocheranno. Pescara-Modena, Avellino-Reggina, Brescia-Juve-Stabia, Carpi-Lanciano, Cesena-Latina, Cittadella-Empoli, Crotone-Trapani, Siena-Padova, Spezia-Bari, Ternana-Palermo, Provercelli-Savona, Alto Adige, Cremonese, Frosinone-Pisa, Lecce, Benevento. Bene, allora andiamo anche, perché la vedo inquadrata nel monitor di controllo, salutiamo come abbiamo fatto per queste 36 domeniche a partire dal 1° settembre, anche questa domenica, Maria Antonietta Tortola nel nostro studio di Isernia. Buonasera Maria Antonietta. Vabbè, non sentiamo nemmeno Maria Antonietta, poi magari ci sentiremo più in là, perché sì, evidentemente, ecco, dai. Dai, l'importante è provarci. Mi sentite? Sì, adesso sì. Dai. Ecco. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a lei, direttore. Ultima puntata di Domenica Sport. Volevo iniziarla con fare degli auguri di buon compleanno molto speciali alla mia nonna, che oggi compie 94 anni. Nonna Amelia, un bacio. Mi aveva assolutamente vietato di farle gli auguri in diretta, però ho detto no, questa volta non ti ascolto, e quindi mi fa piacere farle gli auguri, anche perché lei insomma tutte le domeniche ci guarda, ci segue, quindi sono molto contenta di farle gli auguri. Parleremo di calcio insieme a voi nella prima parte per queste ultime 2 ore della stagione, insieme a voi e con Michele Di Giacomo, lo stiamo microfonando, e poi per la seconda parte della trasmissione avremo una giovanissima campionessa di go-kart che si chiama Giorgia Tortola e che fa parte della scuderia della scuderia di Jean Todt. Quindi insomma una giovane campionessa molisana che veramente promette molto molto bene. Va bene, allora ci vedremo tra poco, naturalmente parleremo anche con Michele Di Giacomo. Adesso noi stiamo trasmettendo sulla rete Telemolise Sport la diretta dal campo Acqua Sant'Anni di Trivento. C'è stata prima la finale della categoria giovanissimi, hanno vinto i Santi Pietro e Paolo contro le Acli 3-1, poi tra poco vi faremo vedere anche i gol, mentre è in corso di svolgimento la finale allievi tra la squadra delle Acli e la squadra, credo, del San Leucio, per quel che riguarda questa diretta. Non so se ci possiamo collegare un attimo, chiedo alla nostra regia per vedere delle immagini che ci arrivano direttamente. Eccole qui le immagini che ci arrivano in diretta dal campo Acqua Sant'Anni di Trivento. In questo momento le Acli sono in vantaggio per 2-0. Mi hanno detto dalla Sporting Matese, sì, non era San Leucio, perché San Leucio era una partita che abbiamo seguito la scorsa settimana, la finale tra le Acli, finale allievi, tra le Acli e Sporting Treppini Matese. Grazie per avermelo ricordato. Queste immagini ci giungono in diretta da Trivento. Le Acli stanno vincendo questa finale della torneo allievi per 2-0. Poi alla fine del primo tempo ci collegheremo anche in diretta, abbiamo Gianni Bruno, abbiamo Luigi
che stanno lavorando per noi a Trivento, quindi ci collegheremo con loro, così scambieremo anche qualche parere con loro. Allora Angela, non soltanto perché insomma sei, però solo perché è la prima volta che partecipi alla nostra trasmissione, non per la quota rosa, voglio dire, solo perché, perché è la prima volta che partecipi alla nostra trasmissione, è, dicevo, la scuola calcio Sanniti. L'idea com'è nata? Io so che tuo padre faceva, se non mi sbaglio, faceva parte, era presidente della scuola calcio Ferrazzano, sì, non mi sbaglio? Sì, no, 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 è stato presidente dal 94 al 96-97. E qui vediamo delle immagini, vedi, che abbiamo registrato in occasione della manifestazione Tutti Insieme con i Sanniti, la seconda edizione. E niente, la passione penso che sia stata ereditata, perché il mio padre ha creato questa scuola calcio a Ferrazzano con grandi risultati, e quindi diciamo io ho vissuto a casa l'emozione di mio padre, ma poi soprattutto la cosa che mi ha spinto è stato parlare con le persone che hanno collaborato con papà, perché papà non c'è più, quindi è stato tutto dopo la sua morte, e il vedere le emozioni che lui è riuscito a, diciamo, a tramandare, a trasmettermi, e l'emozione di queste persone, per cui insieme a degli amici abbiamo pensato di creare questa associazione che doveva principalmente fare calcio. Quindi ci siamo riuniti un giorno, siamo io, Francesca Lembo, Giuseppe Rubbo e Carlo Barbieri, Erika Giangrossi, che insomma siamo i soci fondatori di questa associazione. E quindi insomma è un po' di anni che agite, o no? Sono 2 anni, siamo nati da 2 anni, il primo anno eravamo nati come Baita, poi mia figlia ha avuto l'idea di disegnare questo soldato Sannita, e quindi siamo trasformati da Baita in scuola calcio, no, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Sanniti. Sì, però alla fine accogliete i bambini da età tenerissima. Sì. L'ultimo anno d'asilo e poi facciamo le categorie basi, quindi abbiamo i piccoli amici, i pulcini, quest'anno abbiamo fatto i giovanissimi e speriamo di crescere sempre di più. Naturalmente, la struttura non è voi ce l'avete in gestione? No. In affitto? Sì, siamo in affitto. Sì, quindi la utilizzate quando ne avete bisogno? È sempre, noi praticamente partiamo da settembre partiamo con l'apertura della scuola e finiamo con la chiusura della scuola, e facciamo allenamento 2 volte a settimana, per 1 ora e mezza a categoria, e quindi paghiamo il fitto alla Baita, e quindi ci stiamo va lì. Bene, va bene, va bene, quindi insomma è un'attività insomma nata da 2 anni, naturalmente si spera, lo sperate in crescita? Sì. Anche perché i bambini vengono, è un posto insomma anche facilmente raggiungibile da Campobasso, perché siamo praticamente di fronte alla nuova comunità, di fronte al Dico, alla struttura del nostro amico di Telemolise, Pasquale Di Giglio, insomma con il ristorante Panorama, quindi è veramente un tiro di schioppo. Sì, poi al coperto. La gente passa a piedi. Sì, e poi la cosa importante è che comunque al coperto, perché facendo categorie, le prime categorie, diciamo i genitori forse preferiscono più tenere i ragazzi in una struttura chiusa, e quindi noi stiamo tra virgolette sfruttando i 3 campi, perché adesso la Baita ha creato anche il 3° campo, quindi facciamo lì allenamento nella struttura. Va bene, allora andiamo, perché vedo inquadrato nella nostra redazione di Termoli Marco Somma, perché Pino Somma sta facendo il presidente di seggio. Noi diciamo sempre le cose come stanno, qui a Domenica Sport, non, avete visto prima col microfono, insomma non funziona, lo cambiamo, insomma non è che dobbiamo mettere tante scuse. Allora, c'è Marco Somma che ha partecipato tante volte già in passato a questa trasmissione, lo saluto. Buonasera Marco. Buonasera a tutti, direttore, buonasera dalla redazione di Termoli. Ecco, tu che cosa mi pare, tuo padre mi ha detto che avete seguito anche questa mattina, c'è stata una manifestazione dei Santi Pietro e Paolo, era un torneo intitolato
ha due ragazzi, ma a parte questo, tra poco credo ci sarà anche qualche ospite. Sì, abbiamo già gli ospiti, il presidente del Real Termoli Carminuccio D'Angelo e l'allenatore Giovanni Guglielmi, e per il servizio del Memorial organizzato dalla Polisportiva San Pietro e Paolo lo vedremo successivamente. Va bene, allora, dunque, se c'è, naturalmente questo lo chiedo al nostro tecnico Alessandro, Alessandro Nardella, inquadriamoli, se ci sono già in studio il presidente, avevi detto erano già in studio con noi, oppure hai bisogno di qualche minuto per il tempo necessario per microfonarli? Ancora qualche minuto, direttore. Va bene, allora basta dirlo, che così insomma andiamo avanti. Allora, avevamo detto della finale giovanissimi, poi naturalmente noi l'abbiamo trasmessa in diretta questo pomeriggio, allora. Però poi ve la faremo anche, ve la riproporremo sul canale Telemolise Sport, però io mi hanno passato, abbiamo realizzato una sintesi dei gol, perché ha vinto 3-1 la Polisportiva Santi Pietro e Paolo di Termoli. Allora, se vediamo le immagini, vi dovremmo far vedere i tre gol che hanno contraddistinto questa partita. Questo è il primo gol dei Santi Pietro e Paolo, colpo di testa da calcio d'angolo, è saltato più in alto della difesa delle Acli Pipino ed è andato a realizzare l'1-0. Vedete la gioia di questi ragazzi, categoria giovanissimi, credo Giulio sono 2000, che sono? 2000. Comunque, insomma, comunque sono ragazzi molto molto giovani. Rivediamo il colpo di testa in elevazione di Pipino, sì, per questo vantaggio dei Santi, sì, Pietro e Paolo. Era il 13° del primo tempo. Al 28° ancora un gol dei Santi Pietro e Paolo, sempre da calcio d'angolo. Abbiamo visto il colpo di testa di Pipino, ha parato Cirelli anche con l'aiuto della traversa, e poi Regoli ha insaccato a porta praticamente vuota, quindi 2-0 per i Santi Pietro e Paolo a questo punto. Nella ripresa, 15° del secondo tempo, ancora un gol della squadra termolese, errore della difesa delle Acli, vedete a porta vuota va a realizzare ancora Regoli per il raddoppio, per il terzo gol dei Santi Pietro e Paolo, doppietta per questo ragazzo. Il gol delle Acli di Borgogni da fuori area con questo tiro che praticamente è servito ad accorciare le distanze, ma non ad impedire la sconfitta delle Acli. Quindi titolo giovanissimi regionali per questa stagione alla società dei Santi Pietro e Paolo. Qui rivediamo in sequenza i quattro gol che hanno contraddistinto questa partita. Possiamo sfumare queste immagini. Poi naturalmente nel TG Sport di domani avremo anche il servizio realizzato dai nostri inviati, e devo anche aggiungere che in questo momento avevo detto 2-0, invece la finale allievi della quale abbiamo visto le immagini in diretta, in questo momento invece ci sono stati due gol dello Sporting Treppini Matese, quindi il punteggio è di 2-2, quindi alla fine del primo tempo comunque ci collegheremo con i nostri inviati. Allora vado a salutare sicuramente Michele Di Giacomo nella nostra sede di Isernia. Buonasera Michele. Buonasera, buonasera Antonio. Buonasera a Michele Di Giacomo, credo che siano pronti, li vedo inquadrati anche nella nostra redazione di Termoli. Abbiamo Carminuccio D'Angelo, è stato praticamente un plebiscito, ci stanno mandando messaggi da 4-5 settimane da tutte le parti del Molise, ma non solo del Molise, anche del Lazio, dell'Abruzzo, quando fate partecipare l'ultima puntata il presidente Carminuccio D'Angelo, eccolo lì, lo vedete inquadrato a tutto schermo insieme a Giovanni Guglielmi, e so che ti devo anche ringraziare Carmine, perché eri ad una festa, mi sembra, ti hanno invitato ad una festa oggi, quindi però non hai saputo resistere al richiamo della foresta, mettiamolo così. Hai lasciato tutti, era una comunione, che era? Sì Antonio, una comunione, sono felicissimo comunque del tuo invito, per me è un grande onore, ti ringrazio vivamente, saluto tutti gli ospiti della trasmissione Molise Calcio, di Telemolise, tutti gli amici dello sport molisano, ma soprattutto a te Annalisa e soprattutto a tutti gli amici che ci seguono da fuori regione. Un abbraccio e un bacio con il cuore a tutti.
Va bene, dopo questo debutto, Carmine, perché tu ti ho sentito in qualche intervista che hai detto, sai, hai citato, non mi ricordo chi hai citato, hai citato anche un episodio, non mi ricordo se era un fatto storico o un fatto biblico. Naturalmente saluto anche Giovanni Guglielmi che è al tuo fianco. Però hai detto, non mi ricordo la citazione, però hai detto, o Cesare forse, perché hai detto adesso basta, Carminuccio D'Angelo lascia il mondo del calcio. Ce lo puoi confermare ad inizio di questa trasmissione o ci hai ripensato? No, vabbè, diciamo che il mio pensiero rimane nella prima scelta. Sinceramente il mio cuore in questo momento mi dice che non posso più continuare in questa mia carriera calcistica, però non è mai un addio, può essere un arrivederci, può darsi che col passare del tempo, forse nell'estate o prima, potremmo avere l'occasione e la possibilità di poterci riconfrontarci, ma soprattutto se ci sono quei presupposti adatti per poter dire un ritorno ma veramente benevole al calcio, perché già devo dire, Antonio, mi manca. E non è ancora finito, già ti manca. Il campionato è finito 2 settimane fa e allora insomma già so come va a finire questa storia e credo che lo sappia con la sua aria sornione anche Giovanni Guglielmi, è vero Giovanni? Possiamo fare una previsione, ma insomma non è tanto complicato. Sì, innanzitutto buonasera direttore a voi tutti e ai tuoi ospiti. Diciamo che io è un mese che sto lavorando il presidente per far sì che non smettiamo di fare calcio e diciamo che lui forse quest'anno ci sono i campionati mondiali in Brasile, ma lui già soffre di saudade. Quindi io penso che saremo regolarmente ai nastri di partenza anche quest'anno. Naturalmente è un po' duro stare esistendo, però diciamo, già il fatto di averlo portato qua Antonio, forse un mese fa non se lo sognava nemmeno, anche perché deve ritornare a prendere la famiglia a Vasto, poi deve rientrare, quindi lui non vuole tanti di questi fastidi. Infatti ha preso me come allenatore perché lui tira fuori i soldi, dopodiché vuole tutte le cose al suo posto, quindi io penso che sta pensando veramente di non abdicare. Va bene, chiaramente se non fosse venuto adesso... Lui è molto preoccupato perché ha paura che non riesce a trovare squadra per allenare, capito? Allora ecco perché mi invita e mi invoglia a rimanere, calcisticamente parlando, mi invoglia a rimanere nel settore. Sarebbe venuto lui a Vasto a prenderti a Vasto. Lo faccio per il suo bene, direttore, io lo faccio per il suo bene, perché lui ne soffrirà tantissimo. Io più o meno una squadra di terza categoria riesco a prenderla. Quindi mi dispiace che poi la domenica mi seguirà in questi campi che lui non è abituato, uno che ha fatto la Serie D. Forse non a un certo livello, perché per fare la Serie D oggi, allora 6-7 anni fa ci volevano tanti di quei soldi, però diciamo, visto che lui già ne sta soffrendo adesso e come dicevi giustamente tu non ancora finiamo, figuriamoci a fine luglio cosa gli succederà. Va bene, allora poi avremo modo di parlare ancora con la nostra redazione. La nostra redazione di Termoli, quindi ci collegheremo ancora, però Annalisa, abbiamo... Sì, ci fermiamo per una breve pubblicità, un paio di minuti e torniamo subito. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Tuffati nell'estate di M2, corsi di acquaticità e di avviamento al nuoto da 0 a 6 anni, corsi di nuoto ragazzi e adulti, sconti per convenzionati e nuclei familiari. Con Flogas arriva l'energia su misura. La Fabian è tradizione al passo con i tempi.
al fianco di marchi storici come Paul & Shark, Simply Man, Barberi, Fay, Saint Rose, Hogan e Santoni, sono state inserite aziende come Armani, Jacob Cohen, Lamartina, Corneliani, Fred Perry, Siviglia, Gant, Moncler e Hackett. Dal 1961 Fabian firma le grandi firme. Fabian Campobasso. La gelateria di Gelindo, la dolce tradizione artigiana della pasticceria, dei semifreddi, dei gelati più genuini ed invitanti. Design, stile e comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Vuoi una forma di energia che ti faccia risparmiare? Cesar. Una casa calda e accogliente. Una casa tecnologica e innovativa. Una casa bella. Una casa... Cesar. Ti aspetta a Frosolone, in contrada Colle Carrise 91A, e a Ripali Mosani, in contrada Taverna del Cortile 5. Gentec è sicurezza. Impianti antifurto studiati e installati a perfetta regola d'arte per appartamenti, ville, locali commerciali. Gentec è benessere. Impianti di condizionamento ad altissimo rendimento e basso consumo. Gentec abbatte i costi di illuminazione di uffici, negozi, capannoni, impianti LED di qualità per alte prestazioni e bassissimi consumi. Consulenza completa per richiedere i vantaggi fiscali del 50 e del 65%. Pagamenti rateali su misura, in cui il risparmio mensile potrebbe essere più alto della rata. Gentec Impianti, a Ripali Mosani, zona industriale, e su www.gentecimpianti.com. Dal 1900, panificio e biscottificio Priolo. Profumo di pane, rispetto della tradizione, fantasia e creatività per oltre 30 tipi di pane sempre fresco, tra cui quello alle noci o ai cinque cereali. Panificio e biscottificio Priolo. Gli antichi sapori in chiave moderna. Da 114 anni, passione, sapienza e lavoro per darti ogni giorno il gusto autentico del pane vero. A Boiano, in via Colonno, e nel nuovo negozio di via Barcellona, con sala ristoro e degustazione. A Campobasso, in via Romagnoli, di fronte alla provincia. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Tuffati nell'estate di M2. Corsi di acquaticità e di avviamento al nuoto da 0 a 6 anni. Corsi di nuoto ragazzi e adulti. Sconti per convenzionati e nuclei familiari. Con Flogas arriva l'energia su misura. Domenica Sport. Allora, ancora Domenica Sport, puntata numero 985. Andiamo a Trivento con Gianni Bruno. Gianni, sta per iniziare il secondo tempo. Ci sono delle sostituzioni. Sta per entrare anche... Sì, siamo in diretta, quindi con Domenica Sport scambiamo qualche parere con Michele Tommasino mentre c'è una sostituzione nelle Agli. Stanno entrando Di Bartolomeo e Marro. Michele Tommasino, si è verificato effettivamente un blackout nel giro di pochi minuti, qualcosa di imponderabile dal 2-0 al 2-2. Sì, sicuramente, ma d'altronde quando si ha a che fare con i ragazzi questo può accadere, noi lo sappiamo e l'abbiamo sempre saputo. Che dire, per il momento io sono abbastanza soddisfatto di quello che abbiamo fatto durante tutta la stagione. Certamente le finali quando si giocano si spera sempre di vincerle, noi ne abbiamo fatte tutte e cinque quelle possibili, ne abbiamo vinta solo uno per il momento, contiamo di fare almeno la coppia.
Ecco, allora è iniziato proprio adesso il secondo tempo, tocca il primo pallone, il neo entrato di Bartolomeo, mentre è andata male Michele con la categoria giovanissimi, 3-1, lo stesso punteggio che si è verificato il primo maggio per la Molise Cup, però devo dire che si è dovuta registrare una prestazione non proprio positiva da parte dei giovanissimi allenati da Peppe D'Elia, non so se sei d'accordo. Sì, no, oggi la partita non è stata ai nostri massimi livelli, l'altra volta invece avevamo giocato molto bene. Eravamo stati sfortunati perché la partita avremmo meritato ampiamente di vincerla anche a detta degli avversari. Oggi invece non è stato così, gli avversari hanno meritato di vincere la partita, noi delle Acli sappiamo vincere ma sappiamo anche perdere, sappiamo stare alla sconfitta e quindi è giusto che gli avversari abbiano l'encomio che meritano. Un secondo tempo tutto da giocare, abbiamo quindi altri 40 minuti a disposizione, ecco, diciamo, episodio cruciale direi per quanto riguarda quello che è successo nel primo tempo, quel gran gol dell'1-2 di Riccio, un gol da lontano defilato che ha riaperto i giochi e da lì probabilmente anche a livello mentale qualcosina non è funzionato in voi? Sì, no, vabbè, ma ci sta che uno faccia una bella giocata e rimetta diciamo la partita in bilico. Abbiamo commesso qualche ingenuità come ci capita abbastanza spesso perché perdiamo la concentrazione, sono ragazzi, è giusto che imparino anche in questo a saper dimostrare di affrontare anche le difficoltà. Ecco, poi al di là del risultato finale rimane per quanto riguarda la categoria allievi, Michele, mentre noi diamo grandissima attenzione alla partita perché attenzione, in area di rigore c'è un contatto tra il numero 5 Corbo e Riccio che chiede il rigore, ma il direttore di gara De Lucia di Isernia lascia proseguire. Proprio di Corbo volevo parlare, cioè Michele, mentre si è fatto male credo da Aversa, davvero un prestigio per la società delle Agli questa convocazione per la rappresentativa under 16 allenata da Gentilini. Sì, di Corbo siamo molto soddisfatti, l'abbiamo pescato, voglio dire, a Santa Capito, quindi è la dimostrazione che noi teniamo ai ragazzi del Molise, non solo a quelli limitrofi alla città di Campobasso. Per davvero siamo soddisfattissimi di tutto quello che sta accadendo quest'anno, perché oltre, come dicevo prima, alle 5 finali, è compito di una scuola calcio cercare di raggiungere le finali, poi la partita, la finale la puoi vincere, la puoi perdere, fa parte dello sport, del calcio, e quindi bisogna sapere anche accettare il verdetto del campo, però arrivare alla finale è la massima aspirazione. Per quanto concerne quello che stavi dicendo, le nostre soddisfazioni partono da Kevin Magri, che si sta giocando lo scudetto con il Chievo, che è un ragazzo che proviene dalla scuola calcio Acli. Continuano con Cianci, che è arrivato alla nazionale under 17, quindi fino all'altro ieri giocava con noi delle Acli. E adesso c'è Matteo Corbo che ci sta dando lustro non solo nel Molise ma anche, voglio dire, è sotto gli occhi della nazionale, e quindi tutto questo non fa che non ci fa che pensare che stiamo andando per la strada giusta. È chiaro che come dicevo prima, le partite che sono le finali è bello vincerle, ma la soddisfazione per una società di arrivare alle 5 finali non può essere nascosta, non può essere messa in secondo piano rispetto a quello che è la vittoria o la non vittoria, insomma, ecco. Il compito della nostra società è portare ai massimi livelli tutto quello che si può portare ai massimi livelli, fermo restando che lo sport è qualcosa di ludico e quindi noi dobbiamo badare sia a quello che alla possibilità di dare ai ragazzi la competizione massima possibile. Grazie a Michele Tommasino. Allora, per quanto riguarda, va bene così. Allora possiamo sfumare queste immagini, risultato 2-2, abbiamo sentito, è iniziato il secondo tempo, abbiamo sentito anche il team manager delle Acli, Michele Tommasino. Giulio, ci sta, sono ragazzi. Poi dobbiamo commentare un paio di messaggi, Annalisa. Sì, sì, ci sta, ci può stare, no? Ma come diceva Giuseppe Michele, l'età in queste competizioni fa la differenza.
ti trovi a fare qualche errore e la partita si riapre. Però insomma, come diceva Michele, stanno lavorando bene e alla fine i frutti sono quelli che ti danno la visibilità, come portare i ragazzi al di fuori dei confini regionali. Oddio, vincere una finale su 5 è poco, eh? Lo so, giornalisticamente parlando, voglia dire, sono d'accordo. Sono d'accordo. Dai, dillo al Benfica. Valla a raccontare. No, dillo al Benfica, che sono arrivati 8 volte in finale e non ne hanno vinta nemmeno una. Oppure, e poi adesso si appellano alla maledizione. Oppure all'Atletico. All'Atletico ieri sera l'aveva vinta, quindi... A questo proposito mi hanno chiesto che cosa ne penso. È 92esimo... La partita era 1-0 per l'Atletico, il calcio è così. Sì, quando ha pareggiato il Real Madrid, poi c'è stato, secondo me, un'esaltazione da parte di quelli che avevano pareggiato all'ultimo assalto e uno scoramento di chi invece ha subito il gol all'ultimo assalto. Certo. Quindi se componi queste cose ci sta che poi nei supplementari perdi, e bisogna poi considerare che perdi contro una squadra che ha Cristiano Ronaldo e tantissime altre, quindi, però insomma, legittima soddisfazione, devo dire, certamente per Carlo Ancelotti, no? Ma sicuramente un italiano, anche se da allenatore, la vince una finale di Champions. Uno che fa poche chiacchiere e ha fatto molti fatti nella sua carriera, quindi veramente grossi complimenti, anche perché penso che almeno un po' d'Italia l'ha portata ai massimi livelli. Non è quello che ci aspettiamo noi, perché noi vorremmo vedere una squadra italiana, vero Mimmo? Magari. Era quella giusta. Io sono anni poi che aspetto di vedere. Te l'ho fatta apposta questa Io domanda. Sono anni che aspetto di vedere una squadra italiana. Quest'anno è stata veramente bella, veramente. Ma ti dico, la Champions non l'avrebbe mai potuta vincere, quindi speravo nell'Europa League, però purtroppo anche lì non però abbiamo... Dai, adesso è inutile, sai com'è, perché poi ci sono sempre le giustificazioni, però giochi la finale si gioca a casa tua. No, ma infatti è stato un valore, per quanto mi riguarda Stadium, è stato... Sì. Ti fai eliminare dal Benfica in semifinale, ci siete rimasti un po' male. Adesso... Assolutamente sì, dico che secondo me non è stata dammi proprio questa una... gioia. No, è la verità, onestamente la verità. Forse si è dato più importanza a questo record, che secondo me sì, i record sono sempre importanti, però non è che questa... Io avrei preferito vincere sicuramente la Coppa senza record. Purtroppo non ci riusciamo, quindi va bene, aspetteremo tempi migliori. Per quanto riguarda il tuo movimento, tu vai avanti per la tua strada, quest'anno ti abbiamo sentito tante volte, abbiamo ripreso tante partite, i ragazzi, hai puntato sui ragazzini, anche perché si sono tirati indietro, insomma, un po' parecchie persone intorno alla tua società, quindi hai fatto di necessità virtù. Adesso, a parte che sei tifoso della Juventus, insomma, te lo posso anche perdonare. Però insomma, sei un ragazzo, una persona valida sotto il profilo del basket e non solo, però insomma, stiamo parlando di sport e quindi evidentemente ci hai messo il cuore in questa storia. Sì, ti ringrazio prima di tutto per i complimenti. Noi quando ho creato questa società, diciamo che ho cominciato un po' da solo, poi pian piano ho cercato di allargarmi un po', perché comunque da solo è difficile. Devo dire che durante la mia strada ci sono state un po' di vicissitudini un po' particolari. Oggi mi ritrovo nuovamente da solo, però non perdo l'entusiasmo, con i miei collaboratori, col mio staff andiamo avanti per la nostra strada. L'obiettivo è quello di far crescere i giovani. Come si diceva prima, pure noi abbiamo avuto la gioia di far vestire per la prima volta la maglia della nazionale al nostro ragazzo Gian Giacomo De Vincenzo, che sta facendo grandi cose. È uno dei migliori ragazzi giovani della serie B2, quindi sicuramente questa è la nostra maggior soddisfazione. Abbiamo un altro ragazzo del 2000, Sergio Dannillo, che adesso dopo il trofeo delle regioni è stato convocato tra i migliori 36 d'Italia, quindi sicuramente lo... Stiamo vedendo anche qui delle immagini che abbiamo ripreso, sì. Credo che sia la finale proprio dei ragazzi. Sì, anche perché questi ragazzi quest'anno... Devo fare i complimenti, perché io forse un po' in maniera folle li ho buttati in un campionato di C2, dove hanno incontrato addirittura giocatori come Lestini, che ha vestito la Serie A e che oggi giocano in categorie un po' più basse, perché la pallacanestro in questo momento è in una situazione un po' di difficoltà. Devo dire che noi abbiamo vinto solo 2 partite, però i ragazzi hanno dato tutto e credo che sia servito per crescere. Poi infatti nella finale della categoria pari età, insomma, abbiamo vinto abbastanza facilmente, anche se devo fare i complimenti all'altra squadra, al campo basket, perché comunque ha provato in tutte le maniere a metterci in difficoltà.
Il progetto è proprio quello di far crescere i ragazzi e di tornare un po' a far vestire nelle squadre, nelle prime squadre, la maglia più, a ragazzi più di Campobasso che di fuori, perché noi nei tempi d'oro eravamo 7-8 molisani e dovevamo prenderne solo uno o due di fuori per cercare di alzare il livello. Da 10 anni a oggi devo dire che era stato il contrario, cioè avevamo solo un ragazzetto di Campobasso e tutta gente da fuori. E purtroppo abbiamo pagato questo trend, insomma, assolutamente. Noi, ripeto, la massima attenzione è per i ragazzi e l'entusiasmo fa sì che sono convinto che stiamo prendendo la strada giusta. Va bene, Annalisa, ti eri appuntata una cosa, no? Sì, mi ero appuntata un messaggio che di stasera un nostro telespettatore. Sembri una garibaldina. Sì, in effetti, con la camicetta rossa. Me lo posso permettere? Volevamo chiudere con questo colore, questa stagione. Con il rosso? Con il rosso, sì, il colore dell'amore. Ma senza il colore? Dell'amore, no? Solitamente. Vabbè, sì. No, come no? Ci mancherebbe. No, con tutti i messaggi che ti scrivono tutte le domeniche, ci mancherebbe che non fosse... che non fosse così, beati voi che siete giovani, questo sì, questo insomma in questo c'è una piccola, no ma dai, ognuno ha vissuto il suo tempo, non ci può essere nessun tipo di rimpianto. No, direttore, dimmi. Era per portare un po' di, anche un po' di colore, no? Dato che l'ultima me lo puntata, dicevi, so che... Mi vestivo verde io e così facevamo... So che non sarà facile non affrontare più le domeniche insieme, quindi... No, dai, adesso non la mettiamo, no, scherziamo. Noi, adesso io lo dico sempre, non è che finisce qui la storia di Domenica Sport e di Telemolise. C'è anche qualcuno che vorrebbe che finisse, ma insomma faremo di tutto per dargli questo dispiacere. Poi c'è il nostro editore Quintino che come ben sapete, perché è stato pubblicizzato credo da Manuela 2 o 3 giorni fa, sì. Ha rilevato TV6, televisione abruzzese, insomma, che copre tutto l'Abruzzo, quindi insomma Telemolise sicuramente continuerà la sua vita e la continuerà anche Domenica Sport. Io mi auguro, lo dico sempre, quando finiscono i cicli stagionali, e questo succede da 28 anni, se Dio vorrà, insomma, saremo ancora qui a settembre. Insomma, ce lo potrà impedire soltanto veramente nostro Signore, perché sicuramente dei personaggi in cerca d'autore che circolano per la regione non riusciranno ad impedircelo questo. Insomma, ci dovrebbe essere soltanto un disegno divino, per cui potrebbe finire questa, e non è detto che non accada, perché... con i tempi che corrono, però insomma mi auguro di essere, tu ci sarai sicuro, tu sei 25enne in gamba, quindi ci mancherebbe. Io con la mia età, insomma, lei, devo sperare veramente di godere ancora di una buona salute per essere qui insieme a voi, però insomma faremo di tutto per esserci. Noi siamo come i piloti degli aerei, ci mettiamo sempre il massimo di impegno, anche perché se cade l'aereo muoiono tutti, no? Quindi voglio dire, ci mettiamo il massimo dell'impegno tutte le volte che chiudiamo dei cicli, abbiamo detto queste cose, però insomma la gente le vuole anche risentire, perché ho sentito gente, noi facciamo compagnia a tantissime persone, anche persone che non stanno bene, sole, negli ospedali, anche in qualche casa di reclusione, insomma a parte tutti quelli che ci vedono la domenica, però insomma sono persone che vogliono anche sentirci ottimisti sul futuro, e quindi noi lasciamo questo orizzonte di ottimismo moderato, insomma cercando di resistere, di essere sempre, a partire da settembre, io personalmente ancora insieme a voi. Dicevi del messaggio, che ho visto passare un messaggio per il Presidente D'Angelo. È stato un messaggio, qualche telespettatore ci chiede se il nostro editore ha acquistato altre telecamere magari più grandi o il nostro Carmine e Giovanni sono dimagriti. No, intanto dobbiamo dire che hanno segnato le acli, perché io ho il monitor di controllo, quindi il risultato in questo momento lo aggiorno in tempo reale, è di 3-2 in favore delle acli, finale allievi che è in corso di svolgimento a Trivento, che stiamo trasmettendo in diretta sul nostro canale 112. Noi le telecamere non le abbiamo cambiate, quindi Carmine D'Angelo, siete dimagriti sia tu che Guglielmi, che è successo? Io non lo so, infatti mi vedo per televisione che sono fatto secco secco, non so se avete accorciato il quadro o ci siamo ristretti noi, non lo so. Lo chiedo a mister Guglielmi, forse è lui che sa dare un po' la risposta più certa, più convincente. Io veramente, direttore, sono stato qui alla prima trasmissione del mese di settembre
e dove ero un po' più paffutello, infatti mi avevi detto cerca di assottigliarti un attimino, quindi l'ho preso... Non c'entriamo. Quindi l'ho preso d'impegno e ho perso 5-6 kg, non di più, Va bene, devo dire anche che Carmine Guglielmi ha scelto anche, diciamo, le righe verticali, questo lo sa meglio di me Angela, snelliscono. Invece il presidente con le righe orizzontali ha osato. Dimmi Carmine, dimmi. No, volevo dire meglio verticali che orizzontali. Questo sempre. No, no, quella poi ce la racconta, prima che se ne va ce la racconta, però Carmine D'Angelo, tieni sempre conto che siamo in fascia protetta. Ti raccomando, perché io una volta, quando mi invitano a Termoli... Vabbè, dopo la mezzanotte vi dico qualche altra fascia, meno protetta. Però per adesso siamo in fascia protetta, quindi se ci racconti qualcosa poi che sia veramente molto, 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 molto accettabile per tutti, anche per i bambini, per i ragazzi che seguono tantissimi questa trasmissione. Vabbè, dopo vuoi che te ne dico una adesso, subito? Dai. C'era Giovanni che, guarda caso, si chiama come il mio mister, no? C'era Giovanni che praticamente dice, viene incontrato tra gli amici e dice: ma Giovanni, che hai fatto? Che è successo? Tu stai tutto piangendo. Ma non avete saputo niente? No, Giovanni, non abbiamo saputo niente. Ma che è successo? Ma possibile che non avete saputo niente? Oh Giovanni, ma chi ce lo doveva dire? Non abbiamo saputo niente, che è successo? E che è successo? È morto mio nonno. Oh Giovanni, mi dispiace, è morto tuo nonno. E come è successo? Ma non avete saputo niente. Oh Giovanni, ma chi ce lo deve dire che è morto tuo nonno? Non l'abbiamo saputo. E come è morto? Non lo so, mentre giocavo a carte, ma collasso. E che ne so io, che gli ho visto? Le carte gli ho visto. Vabbè. No, vabbè. Non penso che tutti... Sei collegato, Giulio? Sì, ho capito. Hai capito, collasso? Sì. No, ho capito. Ah, hai capito? Sì, Andate. Collasso? Sì, l'ha capito. In ritardo, ma capito, ok. No, vabbè, anch'io ci ho messo un secondo. No, oramai siamo abituati alle performance del presidente, quindi... Ah, che stavo dicendo? Siamo abituati alle... Performance del presidente. Non proprio. Performance. Sai Tony, quando fai gol, fa così, avevo sentito un altro avvio di comunque collasso, ma che ne so io se è morto collasso. Va bene, tieni sempre d'occhio i messaggi. Direttore, a proposito le chiedono se lei sa suonare il piano. Io? No. Non ce la dedica una canzone dopo? No. Assolutamente no. Assolutamente, domani ci sarà Simone Sala qui per il non stop elettorale, che lo sa suonare benissimo, beato lui. È un giovane virtuoso di Boiano, ci sarà anche Ilaria Bucci che canta benissimo, veramente una ragazza di Isernia che è... Campobasso e Ilaria. È di Campobasso? Sì. Io so che... Ilaria no. Bucci è di Campobasso. Mi ha detto sto a Isernia, mi ha detto una volta, la volevo invitare, ha detto guarda sto a Isernia. Ieri sera ha cantato a Isernia però. Ieri sera ha cantato a Isernia. Sì, due artisti bravissimi. Ma sei sicura? Adesso sì. Chiedo alla redazione di verificare, perché tu mi metti fuori strada e mi fai fare una serie di Campobasso. Ma perché stai a Isernia? Addirittura tra Isernia e Roma, forse... o no? Comunque, insomma, è bravissima. Sì. Adesso che sia di Isernia o di Campobasso, l'hai sentita tu qualche volta, Angela? No, è veramente brava. Piacere. Guarda, come Simone Sala lo hai avuto il piacere di ascoltare, nemmeno. Ti regalo io il primo disco, okay. Perché me l'ha regalato e quindi te lo farò ascoltare molto molto volentieri, perché sono ragazzi. Che Simone ha 35 anni, Ilaria è ancora più giovane, quindi Molisani che. Insomma, si fanno veramente valere nel campo musicale, va sottolineato, perché noi diciamo sempre cose negative e ce ne stanno da dire della nostra regione, però quando c'è qualche cosa che funziona con la stessa serenità bisogna dire di questi ragazzi giovanissimi che si fanno valere in campo nazionale e internazionale. Ci vogliamo fermare oppure no? Sì, abbiamo dato qualche anno in più a Simone Sala, però... Non ha 35 anni, quanti ne ha? Se non sbaglio 33.
me lo ricordo dall'ultima presentazione. Se avessi, però, detto 46, 30, vabbè, io mi ricordo che tanto, è qui. È però stato li recupera qui come esperienza. Annalisa, non penso che tu ci sarai. Mi rimangio tutto quello che ho detto finora. Me lo rimangio completamente. Non lo so se ci sarai. Mimmo, è il minimo. Ti sta giocando il posto. Lo so che tantissimi telespettatori adesso saranno contro di me, ma non lo so se ci sarai. Pubblicità. È da vedere. Pubblicità, vi ricordo, il numero di cellulare 331 26 5 volte 2. Ci potete anche scrivere se volete che io rimanga a fianco al direttore o meno. A presto. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Tuffati nell'estate di M2, corsi di acquaticità e di avviamento al nuoto da 0 a 6 anni, corsi di nuoto ragazzi e adulti, sconti per convenzionati e nuclei familiari. Con Flogas arriva l'energia su misura. Farmacia Picca, uno staff di farmacisti sempre disponibile per un consiglio mirato a tutte le esigenze. Elettromedicali Omron, integratori alimentari e per sportivi Net e Ultimate, omeopatici, cosmetici, affitto tiralatte elettrici e bilance pesa neonati, autoanalisi del sangue ed analisi computerizzata di pelle e capelli. Farmacia Picca, ora nella nuova sede di via Monsignor Bologna a Campobasso. La casa dei vostri sogni da oggi è una realtà. A Boiano è arrivato MG Arredamenti. Mobili e complementi di arredo delle migliori marche sono disponibili nel nuovo ed elegante showroom in via di Biase. Vieni a conoscere le più belle proposte a prezzi imbattibili. Potrai anche richiedere consulenze gratuite e trovare le migliori soluzioni per la tua casa. MG Arredamenti non è un sogno, è una promessa di qualità. Solution System, assistenza tecnica specializzata su apparecchiature elettroniche e da ufficio. Via Asia, Termoli, telefono 0875 46 21 21, pronto intervento 338 49 79 054. Se hai un bar, un circolo, una sala giochi, un albergo, un campeggio, uno stabilimento balneare, consultaci. Biliardi Trivisorno. Noleggia apparecchi di intrattenimento, videogiochi, biliardini, biliardi e macchine conformi Comma 6. Biliardi Trivisorno. A Campobasso, in via San Giovanni. Consulenza gratuita al numero 0874 63 017. GeoSicur, consulenze geologiche, indagini geofisiche a 360 gradi, comprese le indagini georadar e monitoraggio e rilievo topografico di sottoservizi e di impianti tecnologici. GeoSicur, affidabilità, competenza e professionalità. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Tuffati nell'estate di M2, corsi di acquaticità e di avviamento al nuoto da 0 a 6 anni, corsi di nuoto ragazzi e adulti, sconti per convenzionati e nuclei familiari. Con Flogas arriva l'energia su misura. Domenica Sport. Allora, siamo sempre in diretta, puntata numero 985. Allora, per quel che riguarda la Serie D, i quarti di finale dei playoff, il Matelica ha battuto il Borgo Sesia 2-0 con gol di Cacciatore e Staffonani. Tra l'altro si giocheranno il 1 giugno le semifinali, che sono Correggese-Matelica e Agragas-Pomigliano. L'Agragas, come direttore sportivo, ha Vullo, che l'anno scorso ha allenato il Campobasso in serie C2. Tra l'altro lui risiede a Favara, che è proprio un comune di fronte ad Agrigento, quindi praticamente quest'anno ha giocato in sostanza in casa. Andiamo un attimo a Isernia da Michele Di Giacomo. Michele, abbiamo seguito nel corso dell'anno tutte le vicissitudini anche dell'Isernia. Facci un punto, cioè che cosa possiamo dire in quest'ultima trasmissione stagionale? L'Isernia ci sarà nel prossimo campionato d'eccellenza? Ma, è difficile dirlo. Difficile dirlo perché la situazione, come tutti sanno, è un po' così. L'Isernia ha problemi con il titolo, soprattutto.
perché questo titolo è improponibile per una nuova iscrizione al campionato di eccellenza. Ci sono troppi debiti, c'è il pericolo delle vertenze sia dei giocatori sia degli allenatori, sono stati 6 allenatori quest'anno, e loro hanno tempo fino al 30 di giugno del 2015 per fare una vertenza. Quindi se l'Isernia si iscriverà con questo titolo a un campionato di eccellenza, per loro c'è via libera per un'eventuale vertenza, quindi hanno un anno di tempo. Il problema sarebbe trovare un altro titolo in zona di eccellenza, parlando anche con Maria Antonietta poco fa, ci sono il Vasto Girardi, Rocca Ravindola e il Montaquila. Improponibile chiedere a questi tre paesi un titolo da portare a Isernia. E poi ci sarebbe un titolo di promozione, penso, quello del Pozzilli, che è retrocesso quest'anno dall'eccellenza, potrebbe anche essere disponibile. Però il problema è ancora un altro. In questo momento la persona positiva di tutto questo è il signor Ciampitiello, che ha portato a termine il campionato scorso. L'unica cosa è che io vedo girare sempre attorno a questa persona le stesse persone che hanno portato l'Isernia in queste condizioni, quelle dell'anno scorso. Quindi dovrebbe esserci prima una bella pulita di queste persone che sono intorno a Ciampitiello, poi rifare una società con altre persone, perché è inammissibile pensare Ciampitiello l'unico responsabile di una società, e poi ricominciare da capo. Come ha fatto il Campobasso quest'anno? Il Campobasso quest'anno ha fatto una cosa perfetta, ha vinto il campionato dopo aver preso il titolo del Campobasso 1919, e in questa situazione si trova l'Isernia adesso. Il Campobasso era pieno di debiti, l'Isernia è piena di debiti, trovare un titolo e ripartire da zero. È l'unica soluzione. Voi avete fatto così, Giulio, una spinta importante l'ha data anche l'associazione noi siamo il Campobasso, e quindi la domanda che ci fanno, mi meraviglio che stasera ancora non arriva nemmeno un messaggio. È arrivato? Ah, già, allora, sì, stavo aspettando il momento adatto. Chiedono... No, perché lei ha imparato, capito, Angela? Cioè, all'inizio io la riuscivo a rimproverare, adesso ogni volta che provo a farle un rimprovero si ritorce, capito? Diventa un boomerang. Quindi devo stare, perché ha imparato tutte le tecniche, che è veramente furba. Ci sono sempre i casi in cui l'allieva può superare il maestro. Questo, no, è uno. No, questo è uno di quei casi. Dicevi Giulio, voi avete fatto così, c'è stata quella spinta, sì, però la domanda ricorrente è che succede adesso? Succede che faremo la Serie D. Quindi questo è già... Nell'ultima assemblea avete anche promesso che... Sì, praticamente volevate assumervi... È un impegno che come associazione ci siamo presi, nel senso che chi verserà i soldi quest'anno, e ad oggi sono già arrivati più di 6.000 euro sul conto corrente, sa che serviranno per iscrivere la squadra. E quindi c'è un punto di partenza ben definito. E questo è un impegno bello da portare a termine, sono convinto che lo faremo. Però è chiaro che da solo questo non servirebbe, così come non sarebbe servito l'anno scorso senza l'appoggio degli vari sponsor che ci hanno aiutato. Quindi stiamo lavorando sodo per allargare la base societaria. Ci sono... Vedi, queste sono proprio, sì, le immagini dell'ultima assemblea che avete fatto. Ci sono ottimi... Adesso la regia sta cercando di farsi perdonare, perché io dico sempre che sono bravissimi dopo il gap iniziale del microfono, però insomma sono bravi veramente. Ci sono ottimi presupposti, quindi stiamo lavorando sodo per far sì che il 23 luglio, che è la data che abbiamo stabilito per partire in ritiro, saremo pronti per iniziare la prossima stagione. Rispondo, è passato proprio adesso questo messaggio da Montefalcone nel Sannio, uno dei paesi che mi sta particolarmente nel cuore, quindi saluto tutti quanti, spero quest'estate, perché no, di vederci una sera, e quindi saluto e ringrazio naturalmente per tutti gli attestati di stima che ci sono stati durante questa edizione di Domenica Sport, e soprattutto quella popolazione diciamo laziale di Roma, in particolare molisani che si sono trapiantati a Roma, che tutte le domeniche ci hanno sostenuto, ci hanno incoraggiato, ci hanno mandato messaggi, riceviamo qualche messaggio insomma di qualcuno che dice abbiamo tante cose da fare, però la domenica alle 6
siamo a casa perché da quando c'è la possibilità di vedere Telemolise siamo qui per seguire gli avvenimenti della nostra regione. E un saluto anche evidentemente a Annalisa, a tutti quelli che ci hanno seguito dall'Abruzzo. Sì, a tutti. E un po' anche via web dal mondo, no? Web, sì, in varie parti del mondo ci hanno seguito comunque durante tutto il percorso di questa stagione 2013-2014, quindi li ringraziamo con affetto. Ecco, io ho sentito parlare però Giulio una cosa proprio al volo, perché ho sentito in questi giorni probabilmente il ritiro a Campitello. Sì. Quindi avete già deciso anche queste? Sì, molto. Però l'obiettivo io credo che sia quello, o è cambiato di qualcosa, di cercare comunque di iscriversi e fare un campionato dignitoso con il passo della propria gamba. Sì, io credo che questo sia proprio l'obiettivo imperativo. È quello di dare vita lunghissima a questa società. Poi, se nel corso, quindi evitando magari corse che non ti portano da nessuna parte. Io sinceramente per me già è un grosso risultato che oggi sto qui a parlare che l'anno prossimo faremo la Serie D, perché insomma per come eravamo messi sono molto contento, siamo tutti molto contenti di questo traguardo che abbiamo raggiunto. Però ripeto, io e te ne abbiamo parlato fino a stancarci, l'obiettivo è che questa società abbia una vita lunghissima, quindi tutti quanti si augurano di fare salti di categoria, però insomma bisogna prima di tutto gettare le basi della continuità, ed è quello che stiamo cercando di fare. Con molta serenità, bisogna parlare con chiaro. Con molta umiltà, soprattutto con molta umiltà. Umiltà, ma sì, umiltà, cioè bisogna essere chiari con la gente. Cioè, io l'anno scorso non riuscivo a dire voglio vincere il campionato di eccellenza, quindi da me difficilmente vi sentirete dire voglio vincere il campionato di Serie D. Poi, insomma, il calcio è imponderabile, può succedere di tutto, però è importante essere molto chiari con le persone, la squadra è di tutti, allargata a tutti, c'è bisogno di tutti e quindi... E soprattutto far passare il messaggio che non ci può essere più uno o due... È impossibile. La squadra non può ricadere sulle spalle di una o due persone, bisogna essere un gruppo, soltanto così si può dare continuità. Abbiamo sentito anche prima quello che diceva Mimmo. No, ma io penso che a Campobasso io e Mimmo ne abbiamo parlato tante volte, anche con Angela. La nostra squadra si chiamerà Città di Campobasso e credo che intorno a questo nome, perché no, si possono anche unire anche altre discipline. Perché qui il problema di fondo che abbiamo, oltre a quello di dare solidità alle società, è quello di gestire le strutture che sono davvero... all'anno zero. Io penso che se si fa squadra possiamo superare anche questi tipi di problematiche. Sicuramente. Angela Baranello, per assumere un incarico come quello che hai assunto, presidente di una società, comunque lo devi amare lo sport. Sì, è vero. Io lo so che tu lo ami. Diciamo che forse il calcio era lo sport che amavo di meno, perché... E tu corri moltissimo. Sì, corro, mi piace giocare a tennis, sciare, nuotare, quindi tutto tranne che il pallone. Però da quando gestisco questa scuola calcio sto rivalutando anche il calcio come sport, perché è uno sport che fatto bene ti sa dare tanto. Cioè le emozioni che dà il pallone forse nessun altro sport lo dà, perché non lo so, forse è uno sport che aggrega molto e quindi dà delle emozioni molto molto grandi. E la passione... Poi è anche un fatto di logistico, perché questo vale in Europa, vale in Sud America, però per esempio non vale in Nord America, dove non ti dà nessuna emozione il pallone. Sì. Te lo dà il baseball, te lo dà il basket, te lo dà anche il football americano, no? Però sempre... pallone, cioè nel senso è sempre... Ah, tu dicevi pallone! Sì, cioè sono sport di squadra che ti danno, cioè aggregano molto, quindi... Differente dagli sport individuali. Sì, cioè dagli sport, ma anche, cioè, non lo so, da delle emozioni particolari, ripeto, io proprio perché non facevo parte di questo mondo e quindi ci sono entrata da poco, inevitabilmente vengo travolta e quindi vuol dire che è uno sport, però ripeto, fatto bene, perché se ci metti dei principi, la passione, l'amore, riesci ad avere e a dare, cioè sia vedo quando i bambini stanno in campo, i bambini danno tanto agli allenatori, però gli allenatori danno tanto ai bambini, la stessa cosa. Sì. Stavo pensando, ho fatto qualche nazione, mi è venuto in mente Giamaica, dove invece si va con gli sport individuali, soprattutto con la velocità.
Nascono come funghi. Sì, 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 sì. Adesso a parte Usain, insomma, che è il più famoso, però c'è una scuola giamaicana. Di corsa. Certo. Diciamo che la Giamaica sta avanti anche per altro, insomma. Sì, 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 è vero, Mimmo. Credo che si faccia anche il basket. Però sì, mi volevo riagganciare così, magari in maniera banale, a quello che diceva Angela, perché evidentemente tu trovi da qualche parte, in ogni posto del mondo... Sì, sono la propria identità. Tranne, questo forse fa eccezione, la Cina, dove stanno imparando tutto. Cioè, ho visto ultimamente anche dei tennisti... Tutto pensavo tranne che di poter vedere dei tennisti nei top ten, sì, sì. Insomma, e ho visto Nishikori, ne ho visti altri anche a livello di ragazze, Nali, ma non c'è soltanto lei, c'è anche un'altra ragazza che va molto bene, quindi loro hanno fotografato per anni, però adesso quelle fotografie le hanno trasformate in attività e sono bravissimi in tutti, sono anche tanti, eh. Vabbè, tornerei un attimo dal nostro amico Carmine D'Angelo, che io ritengo mi ritengo veramente onorato di essere suo amico, così come di Giovanni Guglielmi, di tutti gli altri amici termolesi. Carmine, voi dovreste risolvere, se tu continuerai, credo, anche il problema del campo, no? Perché l'Airino, insomma, è un po' polveroso. Sì, indubbiamente Antonio, il problema principale è proprio questo, il campo sportivo. Naturalmente non si può fare calcio su quel campo, purtroppo Termoli è un po' restio su queste situazioni, purtroppo ci sono un po' di infrastrutture che non sono all'altezza. Termoli ha voglia di fare calcio, ha voglia di crescere, questo dipende poi da una vera e propria organizzazione a livello politico comunale. Purtroppo non si può fare calcio sul campo Airino, quindi questo è uno dei presupposti, appunto, che ti fanno ben pensare, appunto, per continuare in questa disciplina. Ecco, ma non potreste, per esempio, mi viene un'idea, siccome hanno inaugurato il nuovo sintetico ai Santi Pietro e Paolo, non potreste chiedere di giocare lì? Certo, infatti una priorità assoluta è proprio questo, ci dobbiamo organizzare, dobbiamo sederci un attimo a tavolino e discutere e vedere. Sicuramente ci sono i presupposti, perché veramente l'unica cosa che io veramente sono veramente grato è quello che ho sempre le porte aperte da parte di tutti, quindi da parte degli amici, da parte di altri che hanno voglia e vogliono fare sport e calcio. Questo veramente io ne sono entusiasmo, e quindi forse quello è la forza, la voglia, la capacità, la caparbietà che mi dà stimolo per non finire qui il mio corso calcistico. Va bene, tanto già lo so che non finirà qui il tuo corso calcistico. Io vedo dei primi piani nel nostro monitor di controllo su Maria Antonietta Tortola, se me la date un attimo, perché Angela, noi abbiamo la nostra redattrice da Isernia, capo, diciamo, redattore a Isernia, che anche lei corre moltissimo, non so se tu lo sai. No, non vi siete mai incontrate. È vero, Maria Antonietta? Isernia, tu, Maria Antonietta fa delle... addirittura ha provato anche a fare, credo, la mezza maratona, o mi sbaglio? No, mezze maratone tantissime. È la maratona che mi manca. E la maratona, pensaci, perché ma io... Ma questo è l'anno buono. Questo è l'anno buono per provare la maratona. Però io questo so... Questo è l'anno buono per Berlino. Sì, però con la maratona bisogna stare attenti, perché non è un passaggio che si fa. Mm. Io parlavo con degli amici che fanno i preparatori atletici. Sai, una cosa sono 21 chilometri, altri sono 42, esattamente il doppio. Quindi bisogna stare veramente molto attenti, perché c'è un problema anche di alimentare il corpo, che dopo il superamento del 30esimo, questo me lo diceva Stefano Baldini, mi diceva tra 33 e 38 chilometri è difficile veramente gestire anche il proprio corpo. Quindi bisogna fare molta attenzione, alimentazione giusta, giusti allenamenti. Quindi fai attenzione, Maria Antonietta, perché insomma, ove mai riprendessimo qui insieme ad sì, Annalisa, no, ma... vorremmo avere anche te l'anno prossimo.
Mi sono già allenata, nel 2011 avevo già preso a fare allenamento per la maratona di Berlino, poi non mi è riuscito per altri impegni, ma quest'anno insomma potrebbe essere l'anno buono. È già un po' tardi per ricominciare. Intanto io e la Rosanna Esposito tutte le mattine alle 7 ci incontriamo e facciamo, immaginiamo i nostri bei chilometri per la prova costume che arriva a momenti. Poi insomma, se verranno anche le gare, perché no? Va bene, tu no, tu alle 7 del mattino ti ritiri. No, ho visto che stavi ridendo. No, perché Daniele Ti ritiri? No, stamattina a che ora ti sei ritirato? No, veramente ieri ho lavorato tutto il giorno. Lavoraschi. Poi sono tornata a casa, sì. Un bel weekend, un fine settimana ricco di impegni ed esperienze. Sì, ma sono che ora ti ritiraste? Contenta. Perché hai Sernia, Angela, si dice, no, direttore, era mezzanotte. Due minuti fa. Allora lei veniva le prime volte, quindi, direttore, feci in tempo ad arrivare, ma quando? No, 5 minuti fa. Quindi a che ora ti ritiraste? No, a mezzanotte abbiamo finito, quindi mi sono vista. A sono che ora uscita ti un po' nel centro storico, era l'una e qualcosa, cioè più o meno, ma non faccio presto. Tardissimo. Cioè, i tuoi comunque, genitori ti aspettavano in piedi. Non mi alzo alle 7 per andare a correre, ma vado. Sono andata stamattina verso le 10:30. Dove? Alle Piane, Esernia. A correre? Sì, sì, sono 2 anni che vado. No, non spargere la voce, perché altrimenti là sa la gente che arriva, perché magari pochissimi interessati alla corsa, moltissimi magari interessati a una bella ragazza, qual è sicuramente la nostra Annalisa, che devo dire a conclusione di questo ciclo è stata soprattutto positiva, perché lei ha il dono dell'ironia. Quindi quando le persone sono anche autoironiche, si può sempre parlare, perché evidentemente c'è sempre margine per qualsiasi discorso. E quindi tu hai questo dono. E grazie, quindi dai, se ti impegni vedremo di farti tornare qui nel prossimo mese di settembre. Però per il momento è un punto interrogativo. Per il momento diamo la pubblicità. Ah, ok. Bene, torniamo tra poco, una breve pausa e io intanto parlo un po' con il direttore, ci metto la buona parola. A tra poco. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Tuffati nell'estate di M2, corsi di acquaticità e di avviamento al nuoto da 0 a 6 anni, corsi di nuoto ragazzi e adulti, sconti per convenzionati e nuclei familiari. Con Flogas arriva l'energia su misura. Oltre 60 anni tra innovazione e tradizione. Caffè Camardo. Le origini per noi sono importanti. Caffè Camardo. Sin dalla pianta, il chicco diventa protagonista assoluto. Caffè Camardo. Al passo con i tempi, nel rispetto della natura. Design, stile e comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Gioca Gio, progettazione e realizzazione impianti sportivi, illuminazione pubblica, arredi urbani. Gioca Gio, a Campobasso, info 0874 48 40 77, 335 13 69 756. Acqua Molisia, schietta come le sue montagne. Il cuore di mamma sceglie Molisia. Buona per i bambini, eccellente per tutti. Molisia, l'acqua del cuore. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Tuffati nell'estate di M2, corsi di acquaticità e di avviamento al nuoto da 0 a 6 anni, corsi di nuoto ragazzi e adulti, sconti per convenzionati e nuclei familiari. Con Flogas arriva l'energia su misura. Domenica Sport. Allora, siamo sempre qui, mancano pochi minuti alla conclusione della partita. Allievi, stanno vincendo le Achilli 3-2. Andiamo un attimo, Angelo Pompei, Lucio Felicita,
Donato Mignogna, sulle immagini che ci arrivano direttamente da Trivento, se possibile, vediamo perché mancano veramente pochi minuti, quindi le Acli, se non cambieranno le cose, eccole qui le immagini in diretta, vincerà questa finale allievi del campionato allievi contro la squadra del Treppini Sporting Matese. Piove su Trivento, qui a Campobasso oggi a un certo punto c'è stato il diluvio verso le 17, veramente il diluvio universale. E che dobbiamo fare? Ci accontentiamo. L'anno scorso, il 6 giugno, c'è una bella grandinata, non so se te la ricordi tu Angela, sì, sì. Perché anche tu abiti sotto in discesa. In discesa, quindi quando arrivano i fiumi, no? Ne sappiamo qualche cosa. E allora, abbiamo anche qualche servizio, per esempio, è vero Annalisa? Sì, vogliamo questo, per esempio, questo spareggio tra Doink e Sagnone? Doink e Sagnone contro Chieuti, partita finita 5-4 e qui abbiamo il servizio del nostro inviato Francesco Brunale. Finisce 5-4 la semifinale tra Donkeis e 4 Torri Chieuti e la formazione agnonese può andare a giocarsi la finalissima del 2 giugno per l'accesso al campionato di prima categoria. È stata una partita pirotecnica quella che si è vista al comunale Marco Vitantonio di Ripa di Mosani tra due formazioni che hanno dato davvero spettacolo. Si parte ed è subito gol al nono minuto, calcio d'angolo, colpo di testa di San Martino e gli agnonesi sono già in vantaggio. Al 14esimo ancora una volta San Martino fugge sulla destra, viene messo giù e per il signor Calvarese calcio di rigore. Dal dischetto va il numero 10 con la maglia bianconera ed è il gol del 2-0. I quattro torri comunque non si fanno prendere dallo sconforto e dopo tre minuti accorciano le distanze. Anche qui un calcio di rigore, Mastro Stefano fa fallo su Caputo per il direttore di gara e penalty. Dal dischetto si presenta Amoroso, tiro secco e gol del 2-1. Al 19esimo ancora Amoroso in contropiede, vince un rimpallo, alla sfera arriva Caputo, tiro e miracolo di Marco Vecchio. La partita si ferma tra il 19esimo e il 32esimo a livello di emozioni. Al 33esimo altra occasione per la squadra pugliese con Marinelli che in becca Caputo, tiro dai 25 metri, palla che colpisce il palo. Poi la sfera ritorna in campo ma Marinelli non riesce a fare il gol del 3-2. Ancora gli arancioni al 37esimo in avanti, Amorosa per Caputo che tira ad incrociare. Ancora una volta Marco Vecchio è strepitoso e gli nega la gioia del gol. Nel momento peggiore però i Donkeis trovano la rete del 3-1 grazie a una splendida azione personale di San Martino che realizza un bel gol. Al 42esimo entra Silverio, ex giocatore di Montenero e pedacciato per l'infortunato Caputo e dopo neanche 60 secondi l'attaccante timbra subito il cartellino approfittando di una disattenzione di Daloise. Il giocatore effettua un bel pallonetto e mette la palla in rete. Poi proprio al 45esimo ancora una volta Silverio si presenta solo davanti al portiere, tiro centrale e Marco Vecchio gli nega la gioia del gol. Nella ripresa c'è subito il 3-3, dopo neanche 60 secondi ancora una volta Silverio se ne va in contropiede, tiro ad incrociare e palla in rete, 3-3 e partita tutta in parità. Al 24esimo però i Donkeis ritornano in vantaggio, fuga di San Martino sulla destra, cross, Daniele Mastronardi controlla molto bene il pallone, si gira e realizza la rete del 4-3. A questo punto la formazione pugliese ha una grande reazione e sfiora il pareggio per ben due volte. Al 30esimo punizione di Silverio e palla che colpisce la traversa. Quattro minuti più tardi ancora l'ex attaccante del Montenero si presenta in area, tiro e palla che prende in pieno il palo. Al 36esimo Meloni manda in campo Di Toro, il quale dopo neanche 10 secondi tocca il primo pallone, tiro deviato, il portiere pugliese fa una papera e il punteggio cambia nuovamente risultato 5-3 per i Donkeis. Al 39esimo San Martino, il migliore in campo, entra in area, tiro e questa volta Centorame riesce a fare una gran parata parando con la mano di richiamo. All'ultimo minuto in pratica il gol del 5-4, altro fallo di mano da parte di Mastro Stefano dentro l'area di rigore per Calvarese, ancora una volta non ci sono dubbi e penalty. Dal dischetto si presenta Silverio e fissa il punteggio sul 5-4. Vincono quindi i Donkeis che il 2 giugno andranno a giocarsi la finalissima. Va bene, abbiamo visto questo servizio, andiamo a Trivento. Dunque è finita 3-2, ha segnato 3 gol per Rella, quindi Acli campioni regionali allievi. Lo chiedo a Gianni Bruno che vedo insieme, credo, a Francesco Farina. È così Gianni?
Ok, allora siamo in diretta con Francesco Farina, il quale ha assistito alle due partite giovanissimi e allievi. Per la cronaca, come sapete, hanno vinto 3-2 le Acri, tripletta di Carmine Perrella. Allora c'è stato quel momento, Francesco, di blackout nel primo tempo, dovuto più che altro a quel gol bello di Riccio che ha riaperto l'incontro, però è meritata la vittoria delle Acri. No, è stata innanzitutto una bella giornata di sport, perché veramente ho visto due partite belle. Poi per quanto riguarda questa partita, mi sono piaciute molto alcuni giocatori delle due squadre, soprattutto Perrella delle Acri, che ha fatto una partita eccezionale, ha fatto 3 gol, ragazzo da seguire sicuramente. Lo stesso Corbo ha giocato bene, no, si sono tutti quanti distinti. E poi una squadra avversaria, anche Riccio, Villani, i due esterni che hanno fatto una buona partita. Comunque l'importante è che i ragazzi siano divertiti, adesso devono pensare solo a divertirsi, però sicuramente per noi è importante monitorare questi 97 con 98, perché potrebbero far parte della nostra famiglia sia a livello juniores sia un giorno a livello prima squadra. Senti, proprio hai introdotto l'argomento giovani, continueranno anche la prossima settimana gli stage che hai tenuto già qualche giorno fa a Selvapiana per sondare il terreno per quanto riguarda il pacchetto under che dovete un attimino completare. No, ci siamo fermati adesso anche perché stiamo aspettando che finiscono anche le finali juniores nazionali e quindi... Adesso ci siamo fermati un attimo, però noi più che stage abbiamo valutato molto dei ragazzi anche delle Acri, ragazzi molisani che meritavano di essere visti e quindi però non dobbiamo neanche dimenticare che noi quest'anno abbiamo fatto esordire 9 under molisani in eccellenza con noi, quindi parecchi ce le porteremo dietro. Noi siamo sempre vicini a sti ragazzini e cerchiamo di dargli una mano. Diciamo, il programma è quello di tenere un pacchetto di 10-12, di cui una buona metà sono quelle attuali, saranno costituite da quelle attuali, più altri 5-6, tu mi hai sempre detto, devono aver fatto la Serie D. Sì, ma se tu vedi un ragazzo bravo, anche se non ha giocato in D, va bene uguale, però quella è l'eccezione. Però come regola sì, perché Campobasso è una città che si è visto quest'anno pure con Volpecina, no? Volpecina era un giocatore che già aveva fatto 25 partite in D e si è visto subito che aveva una maturità diversa dagli altri, quindi è importante proprio che questi ragazzi già abbiano fatto esperienza, anche perché non è facile per tutti i ragazzini giocare a Campobasso. Va bene, noi ti ringraziamo Francesco Farina, grazie. Arrivederci a tutti. Arrivederci, ciao. Arrivederci e grazie. Allora noi possiamo anche staccare. Grazie al nostro operatore Daniele Ricciuto sul momento di premiazione che purtroppo è di fatto guastato dalla pioggia che è stata purtroppo protagonista, diciamo così, anche in occasione dello scorso 1° maggio, quando qui si è verificata la Molise Cup, nella quale più o meno il trend è stato lo stesso. C'è stata la vittoria 3-1 sempre dei Santi Pietro e Paolo sui giovanissimi delle Acri, e così è stato anche quest'oggi. Le Acri allievi invece si sono aggiudicate la Molise Cup contro il San Leucio, e quest'oggi l'avversario non è stato il San Leucio bensì lo Sporting Treppini Matese, e la vittoria è stata sempre delle Acri Campobasso per 3-2, quindi con qualche patema dovuto a un piccolo momento di buio, di blackout all'altezza del finale di primo tempo. Bene, per noi è tutto qui dall'Acqua Sant'Anni di Trivento, questo campo che abbiamo ormai definito quasi federale, perché si svolgono qui praticamente tutte le finali, compreso quella che si è svolta lo scorso 2 febbraio, finale di Coppa Italia tra Campobasso e Fornelli. Direi, come ha detto Farina, una bellissima giornata di pioggia. Noi ci mettiamo il neo, che è questa è una bella giornata di sport, ci mettiamo il neo che è stato rappresentato solo dalla pioggia, e per il resto le Acri quindi continuano il loro percorso. Ricordo, si confronteranno in un quadrangolare con realtà di Abruzzo, Puglia e Campania. Prossimo avversario l'Arenato Curi angolana per la regione Abruzzo, quindi già determinata l'avversario per quanto riguarda la regione Abruzzo. Da parte nostra, da parte mia è tutto, e restituisco la linea allo studio. Va bene, grazie a Gianni Bruno per questi collegamenti in diretta. Qui vediamo proprio il momento della premiazione, poi naturalmente domani nel corso del TG Sport avremo anche i servizi su queste due partite. Acri, dunque, Giulio, che ne hanno vinte 2, poi su 5 di finale. Infatti, non una come avevamo detto, no, per fortuna è stato quasi beneaugurante. No, penso che sia un ottimo risultato per le Acri, ci fa piacere. Spero veramente che i vivai molisani
riescano a produrre quanti più giocatori utili alla causa delle squadre molisane che partecipano a campionati nazionali. Certamente, Annalisa. Sono passati dei messaggi, ci tengo prima di tutto a mettere in risalto il messaggio che è passato dai ragazzi dello slalom Città di Campobasso, la ringraziano a lei e tutta la redazione ovviamente per lo spazio che ha dedicato a questa manifestazione che si è tenuta e poi manifestazione, voglio dire, campionato italiano. Campionato italiano, insomma, poi sono stato giù a Mascione mentre pulivano la strada. Anche lì soltanto i ragazzi che poi ho anche intervistato hanno pulito praticamente 3,5 km di strada a destra e a sinistra, sostituendosi completamente alle istituzioni, perché qui va detto, anche se si sta votando, ma insomma, voglio dire, noi ci aspetteremmo sempre delle istituzioni con cui fosse possibile il confronto, il dibattito, anche il contraddittorio, ma alla fine che facessero veramente qualche cosa per la gente che tutte le domeniche pratica sport, per tutti quei dirigenti che, grazie a tutti quei dirigenti che in molti paesi del Molise, ma anche a Campobasso, perché abbiamo visto la storia ultima, se non fosse stato per la volontà di pochi, sicuramente del Campobasso in questo momento si sarebbero perse proprio le tracce. La stessa cosa vale per il basket, quindi ultimamente ne abbiamo anche parlato durante una domenica. Sono stati fatti dei bandi per alcune strutture che il comune voleva dare in gestione, guarda caso, proprio mentre ci poteva essere anche il passaggio di consegne. Insomma, si deve fare di più. Quindi io mi auguro che veramente gli amministratori che usciranno da questa tornata elettorale siano di livello, perché troppi ne abbiamo avuti negli anni scorsi che purtroppo non lo sono stati, e bisogna dirlo, perché io che vivo tutti i giorni, che respiro i problemi dello sport, dell'impiantistica sportiva, posso affermarlo veramente con ragioni di causa e con prove, così come diceva prima il mio amico Carmine D'Angelo nella redazione di Termoli. Poi direttore, chiedono come mai non parliamo quasi mai dei commissari di campo. Non lo so, cioè perché dovremmo parlare dei commissari di campo? Io non, cioè, parliamo già troppo degli arbitri, dei giocatori, cioè non lo so, cioè, francamente a certe domande io non so dare nessun tipo di risposta. Probabilmente c'era una vena polemica in questo, ma cioè, voglio dire. Mentre ho visto anche, voglio dire, dei passaggi di qualcuno che ci scriveva da Roma, insomma, sì, quindi ci naturalmente seguono da Roma, quindi anzi, siamo contenti, voglio cogliere l'occasione, perché altrimenti mi dimentico poi, di ringraziare naturalmente il nostro editore Quintino Pallante e tutti gli sponsor che hanno reso possibile anche quest'anno questo ciclo di trasmissioni dal 1° settembre a questa sera, perché grazie, i tempi sono difficili, però Telemolise ha tanti amici che anche con un contributo qualche volta minimo, qualche volta un po' più grande, però hanno reso possibile la trasmissione di questa Domenica Sport. Quindi vanno ringraziati, così come vanno ringraziati tutti i collaboratori che abbiamo avuto a questa trasmissione, lavorano circa 40 persone, noi siamo qui che ci prendiamo gli onori delle luci, ma insomma ci sono altre 37-38 persone alle spalle che rendono possibile questa trasmissione. Li ringrazio tutti perché secondo me sono i migliori in circolazione, così come ringrazio i nostri registi Angelo Pompei, Lucio Felicita, Donato Mignogna, ancora a Termoli Alessandro Nardella, Isernia Giancarlo Bustelli e Danilo Scarinci, insomma, e poi tutti gli altri che lavorano con noi la domenica. Sono altri 7-8 tecnici che lavorano con noi soltanto la domenica. Li ringrazio veramente tutti, non faccio i nomi perché inevitabilmente ne dimenticherei qualcuno, quindi evito di fare tutti i nomi per evitare di dimenticarne qualcuno. Allora, torniamo un attimo a Termoli con Carmine D'Angelo. Carmine, chiaramente è una situazione che, come dicevi tu, anche l'impiantistica coinvolge anche il Basso Molise. Basso Molise dove sono sparite anche belle realtà, insomma, nel campionato d'eccellenza. Non troviamo più Petacciato, non troviamo più Ururi, non troviamo più Larino, non troviamo più Santa Croce di Magliano, insomma Guglionesi,
centri grossi del Basso Molise, dove evidentemente manca proprio quell'elemento umano che fa sì che invece ci sono dei centri molto più piccoli che partecipano per esempio al campionato d'eccellenza. Beh, no, questa purtroppo è una risposta che sinceramente non me la so dare neanche io. Diciamo che il calcio in sé per sé lo sappiamo, noi viviamo, il calcio vive di sponsorizzazioni, di pubblicità, di interesse, ma purtroppo quando poi vengono a mancare questi presupposti in sé per sé, in base prioritaria il lavoro, quindi è normale che comunque qualcosa cede, quindi è come un tavolo che tu gli togli un piede, ecco, è normale che praticamente il tavolo poi traballa. Il discorso della questione di Termoli è che sinceramente noi abbiamo voglia di fare calcio, però mancano le strutture, e questo praticamente è una fase un po' deficitaria per quanto riguarda proprio il Basso Molise. Vediamo comunque che ci sono squadre attrezzate, ma soprattutto paesi attrezzati di piccole entità che hanno il loro campo in sintetico, a parte il campo di San Pietro e Paolo che per noi è una grande realtà, però dobbiamo dire che è una realtà, diciamo, abbastanza privata, nel senso che loro fanno il settore giovanile, quindi hanno una loro realtà sia calcistica che strutturale. E niente, dobbiamo purtroppo, ripeto, la questione proprio di importanza virale è quella che, ecco, viene a mancare la materia prima, cioè i soldi. È bene che comunque il calcio si è molto ridimensionato in questo frangente, in questi periodi, e meno male che è così, almeno qualcuno che ha voglia, quindi si inorgoglisce a prendere in mano questa situazione e poter portare avanti un certo discorso. Comunque chi ha voglia di fare calcio lo deve avere sempre questa priorità. Chi non lo ha deve circondarsi da amici e da persone che praticamente gli danno un sussidio e danno quella voglia, quella virilità, quella vivacità, ma soprattutto quella gioia di poter vivere, perché il calcio è bello, ma soprattutto a livello giovanile, e questo deve essere di grande auspicio per tutte le società calcistiche. Va bene, abbiamo sentito il presidente D'Angelo, è passato anche il messaggio, però lo ribadisco, la Gioventù Dauna, che è la seconda squadra del Giulio, si è piazzata dopo il Campobasso nel campionato d'eccellenza, ha perso 2-1 contro la Sarnese nel primo playoff interregionale. Domenica prossima è previsto il ritorno, chiedo un commento sulle possibilità della Gioventù Dauna a Michele Di Giacomo. Michele, ce la può fare la Gioventù Dauna a superare almeno questo turno? Dipende, perché le squadre campane sono più attrezzate, anche se questa non è una squadra molisana, la Gioventù Dauna comunque, quella che ho visto io in un paio di partite mi sembra una squadra attrezzata, però dipende perché poi la Sarnese storicamente è una squadra molto tosta. E difficilmente andrà in Puglia a fare la gita della domenica. Io penso che sarà una partita molto difficile, bisognava non perdere oggi e poi puntare tutto sulla partita di ritorno, perché la Sarnese sicuramente è una squadra preparata anche per le partite più difficili, quelle in trasferta. Va bene, Mimmo Sabatelli, adesso praticamente è finita l'attività. Diciamo che a livello di campionati ci resta solo gli spareggi dell'Under 14. Gli altri campionati sono finiti, abbiamo vinto il campionato esordiente, abbiamo vinto il campionato Under 17, quindi diciamo che è stata un'annata molto positiva. Però stiamo continuando adesso, ci stiamo dedicando molto all'aspetto tecnico individuale, quindi il lavoro dei ragazzi continueremo a farlo fino a sicuramente per tutto il mese di giugno, in modo tale di cercare di migliorare individualmente, di essere un po' più pronti anche l'anno prossimo, perché almeno per quanto riguarda quelli più grandicelli credo che ci sarà il ripescaggio in C2, quindi l'anno prossimo riaffronteremo un po'
un campionato sicuramente con più esperienza, con più, sicuramente con più crescita anche fisica, perché abbiamo pagato anche l'aspetto fisico, perché noi eravamo gli unici ad avere ben 6 ragazzi di 16-17 anni, quindi capisci le difficoltà. Però ripeto, il nostro obiettivo è quello di far crescere tutti questi ragazzini qua che adesso vediamo inquadrati, che sicuramente sono l'aspetto più importante, il nostro obiettivo principale. Anche tu c'hai una palestra in fitto, mi sembra. Sì, noi abbiamo, no? I più piccoli, andiamo al Parco San Giovanni. Ringrazio veramente tanto per l'ospitalità, perché veramente non manca nulla, e davvero oramai è la nostra casa. Il campo purtroppo è un po' piccolino, quindi quelli un po' più grandicelli non possono giocare lì, però devo dire, ringrazio la signora Carmen, che veramente Carmen Gioia, veramente la voglio salutare, perché sì, è di una disponibilità, e veramente abbiamo creato un rapporto importante con lei, e la ringrazio veramente di cuore. Invece quelli più grandi noi andiamo a Vazzeri, dove facciamo tutti i nostri campionati, e quindi diciamo queste le nostre due case. Senti, io non te la faccio la domanda, perché cioè è una domanda che ritorna da Giulio, da 20 anni, no? Sì, purtroppo lì è un po'... Prima tu hai parlato, no, degli avversari del campo basket. Sì. Però c'è questa sempre tendenza, no, nella nostra regione, a dividere più che... Ma Antonio, guarda, io adesso ti dico... io chiaramente non, è come tra marito e moglie, non è che puoi dei giudizi. Non mi devo nascondere sul fatto che diversi ci sono stati anche tempi in cui, forse unendo le forze, si poteva fare una squadra di livello, forse anche in Serie B, no? Antonio, io sono convinto che il discorso che stai facendo tu, l'unione fa la forza, su questo non c'è dubbio. Purtroppo in passato c'è stato un primo tentativo di fare una fusione che purtroppo non è andata a buon fine. Devo dire che dipende dagli obiettivi che hanno le società, dipende dagli obiettivi che hanno gli istruttori e tutto lo staff. Ritengo che noi siamo partiti con un progetto importante 7 anni fa, dove siamo partiti con 10 bambini e dove ci dovevamo confrontare con realtà molto più grandi di noi. Siamo partiti da niente, ringrazio il gruppo di amici che a livello di sponsor da questi 7 anni mi dà una mano, e veramente ed è grazie a loro che riusciamo a fare questi grandi sacrifici. E siamo partiti con istruttori qualificati che venivano anche da fuori e hanno scommesso su questo progetto. Quindi oggi ti dico che il nostro progetto sta raccogliendo i frutti. È normale che fare un discorso adesso diventa un po' complicato, nel senso che una volta che tu hai preso la strada giusta, una volta che hai lo staff e sai che la fiducia è piena, totale in tutti... Vabbè, quelli... insomma non si fa niente. No, ti dico che ne stiamo anche parlando, ti dico la verità. Ci sono delle complicazioni, è difficile, sono altrettanto onesto. Non ti dico che abbiamo scartato questa ipotesi, ci sono delle possibilità, però se devo essere onesto ci sono anche delle difficoltà che vedo, insomma. Quindi vediamo... Se è possibile, credo che si debba fare, però in questo momento, devo essere onesto, la vedo un po' difficile. Forse dovreste fare presidente Angela, perché magari con una donna al vertice sarebbe più diplomatica, Angela, o no? Sicuramente. Non lo so. Riusciresti forse a mediare, o no? Non lo so, condivido in parte, ho capito... No, però sei d'accordo anche tu, che noi ce l'abbiamo come molisani, questa tendenza, che ne so, ci sono, sì, dei paesi del Molise... Adesso non me li ricordo tutti, dove si fanno due campionati, magari, per esempio Torella fa la seconda categoria, una squadra si chiama Torella e uno, sì, Sporting, no, è così, Torella. È così, qui siamo molto individualisti, invece io la penso come Mim, infatti molto spesso io e Giulio ci confrontiamo su questo, chiaramente le mie competenze sono molto basse. Vabbè, ma ti chiedevo però, un giudizio. Sì, no, ma è vero. Cioè abbiamo difficoltà, il molisano ha difficoltà a capire che effettivamente l'unione fa la forza, perché invece di avere, io parlo nell'ambito del calcio, invece forse di avere tante scuole calcio, si potrebbe avere una grande scuola calcio dove comunque poi alla fine... mandiamo tutti i migliori al campo basso. Questo sarebbe
però Mimmo, tu sei andata anche oggi, Angela sei andata veramente avanti, sarebbe una cosa bella, sei andata, ma molto avanti, lo so moltissimo avanti, speriamo che si riesca a realizzare. Va bene, abbiamo un altro servizio. Annalisa, questa macchia che ha vinto il campionato, sì, l'anno prossimo farà il campionato di promozione, che ha vinto un'altra partita, sì, ha giocato contro il Conca Casale, macchia di Sernia, no? Macchia di Sernia, sì, ha giocato contro non il... Non mi guardare con volto interrogativo, ti chiedo, macchia di Sernia, affermativo. Macchia di Sernia ha giocato contro il Conca Casale, partita conclusa per 9-0, quindi il Macchia ha vinto, e qui abbiamo il servizio del nostro inviato Gennaro Bustelli. Chiude con una vera e propria goleada il Macchia di Sernia, imponendosi per 9-0 sul Conca Casale. I padroni di casa hanno già conquistato la promozione nella categoria superiore. Dall'altra parte trovano una squadra fiacca e demotivata che sembra non abbia più le forze di lottare. Tuttavia il match prende il via al quarto minuto di gioco con questo calcio piazzato di Inno che va di poco alto. Ma nell'azione successiva il 7 di casa non sbaglia ed ecco servito il vantaggio. Al 18esimo è ancora Inno ad allungare le distanze per il Macchia. Ed ha ancora fame di gol il capocannoniere del girone, che arrivati al 22esimo sigla la sua personale tripletta. Al 40esimo Giordano appoggia per il fratello Luca ed ecco servito il 4-0, con cui termina la prima frazione di gioco. Al ritorno in campo si riprende con questo intervento irregolare su Giordano. Cirella di Termoli indica il dischetto. A realizzare la quinta rete ci pensa Miele. Ma continua la goleada per il Macchia. A finire sul tabellino dei marcatori è di nuovo Luca Giordano, che di lì a poco andrà di nuovo al segno per il 7-0. Al decimo minuto il Casale si avvicina alla porta avversaria, ma solo con una traversa. Al 15esimo la squadra di casa guadagna ancora una volta un rigore per questo fallo del portiere, ma Di Giovanni dal dischetto non finalizza. Poco male, perché l'ottavo gol arriva comunque ed è siglato da Pirolli. Al 18esimo annotiamo ancora un rigore, questa volta per gli ospiti, ma De Pasquale non c'entra il bersaglio. E sull'azione successiva siamo di nuovo dagli 11 metri, questa volta per il Macchia. E Di Giovanni non sbaglia, siglando il definitivo 9-0 che chiude l'incontro. Tanta soddisfazione per il Macchia, per l'andamento di tutta la stagione, che è stata tutt'altro che positiva per il Casale. Allora, torniamo in diretta. Non era Gennaro Bustelli. Non era Gennaro Bustelli, neanche oggi, era la dolcissima Rosanna Esposito. Ovviamente. Allora, non lo so, cioè ho visto un messaggio, questo volevo dire prima. Lo stadio è il 5 luglio, perché il 5 luglio arriva Papa Francesco. Però non penso, io una risposta provo a darlo io, a darla io. E dalla per tua. Papa Francesco, non ci vogliono i tornelli, sì, ma non sì. Ci vuole la videosorveglianza. Cioè non è un incontro di calcio. Il problema sono le condizioni del campo, strutturalmente. Quella è una problematica che stanno affrontando, speriamo che la riescano. Che problematica che vuoi affrontare, Giulio? Che fai? Ti colleghi con Mago Merlino? Non lo so. Cioè il 5 luglio è dopo domani, no? Siamo a fine maggio. Cioè lì non è un problema, sì, sono d'accordo che non c'è bisogno dei tornelli, non c'è bisogno della videosorveglianza, però ci sono una serie di problematiche che vanno affrontate e risolte. Io me lo auguro che lo possano fare, perché significherebbe rimetterlo un po', dargli un po' di decoro, però i tempi sono stretti, sono veramente stretti. Stanno continuando a fare sopralluoghi, però penso che la settimana prossima debbano prendere una decisione. Ma che fanno? Cioè non ci va il Papa? Io non credo. Devono renderlo accogliente lo stadio, perché insomma gli spalti... Io ho visto il comunicato stampa che è stato diffuso, cioè il Papa arriva al vecchio, sì, Romagnoli, poi sì. Con la Papa mobile fa tutto un percorso, arriva, è fissato che arriva allo stadio. Sì. Quindi... Però, ripeto, dei lavori devono farli sicuramente, però non si può perdere tempo. E vabbè, ma cioè, tu partecipi alla gara? Per il Palavazzieri? Sì. Partecipo, anche se pure lì bisogna vedere come andrà a finire, perché quella è già slittata di un mese. Lo sai che i bandi sono ridicoli, sì? Non mi esprimo. Lo dico io. Diciamo che è saltato proprio perché ci sono state già delle inesattezze in questo bando, quindi doveva finire aprile, è slittato a fine maggio, ma credo che ci saranno problematiche anche per fine maggio, quindi sicuramente sono tre bandi un po' così particolari, quindi non lo so. Comunque noi siamo costretti a partecipare sicuramente. Sì, però cioè, per me è stato un fatto di dire, sai che c'è, facciamo questi bandi, poi se la vede chi arriva. Sono bandi un po' particolari. Non voglio pensare male, però
Vabbè, però insomma, secondo me, io ti dico quello che penso, quando trovi per esempio una società come la tua o anche come quella di Umberto Anzini, no? Perché sì, diciamoci le cose come stanno, cioè al limite le chiami tutte e due, capito? È inutile fare il bando che magari partecipa i Sanniti che invece fanno calcio. No, ma io credo che ci sia la partecipazione questo, anche di altre società. Sono cose, quindi, io sono sicuro che se facessi tu, se Angela facesse l'assessore allo sport, sono cose che farebbe, perché cioè, ti pare, Angela, sono proprio cose elementari. Cioè c'è a Campobasso le realtà di basket sono Sabatelli e Anzini. Adesso non so se sì, ce ne sono altre sicuramente. No, c'è il CUS, però c'è la struttura sua. Vabbè, e c'hanno il Pala Unimol, sì, no? A questo punto li chiami, è inutile fare i bandi generici che poi partecipiamo io e Annalisa, che Annalisa ha partecipato, un saluto a Mingo, sì, lo voglio salutare, il nostro amico. Ciao, di Macchia Mingo. Valfortore. Annalisa, l'unica manifestazione che ha partecipato è stata Miss Italia. No, non è vero, direttore. No, no, sono stata anche l'altro giorno. No, dico quella più... No, ah, no, quella un po' più di Annalisa, me ne vado, te prendo, peccato che non c'ho come Ezio Greggio. Il tabellino qui davanti, se no lo prendevo e me ne andavo, cioè io dico quella di rilievo, è chiaro che sei stata anche l'altro ieri, però no, mi dicevi anche che non lo rifaresti, no? Non ci andresti più se ti ricordi. No, è stata una bella esperienza, e va basta, bene così. Però è finita là. Sì, sì, c'è perché altro. Ci sono state tante cose, anche a Miss Italia, che lei ci è rimasta male, capito? Allora, voglio dire, siccome una che pensa, per fortuna, perché se no non sarebbe stata nemmeno qui insieme a noi. E me lo dicevi tu, no? Non ci andresti più? No, no, l'esperienza va bene così. Una volta fatta non bisogna ritentare sempre sulle stesse cose. Anche però di certe cose come... sei rimasta male, no? No, male no, però comunque sono esperienze che ti fanno capire tante cose. Però va bene così, sono comunque positive. Per esempio, no, mi dicevi che ci sta qualche ragazza che truccano meglio. Ah, questo sì, è una cosa che io ho notato. Cose che non ti immagini, capito? Sì, cioè, quelle sì, che... Sì. Che rappresentano le regioni più grandi, vengono truccate anche sì, meglio. Sì, capelli, cioè, trucco e parrucco, sì. Stiamo parlando di una manifestazione, devi eleggere una ragazza bella e che fai, trucchi meglio una di un'altra perché rappresenta magari la Sicilia e la tua rappresenta l'Abruzzo, per dire, per non mettere in mezzo te. Però lei si è difesa benissimo perché è uscita, credo, tra le ultime 30, le ultime 20, sì, che sei uscita? Ultime 30. Ultime 30, e tira là. Insomma, noi quest'anno a Domenica Sport abbiamo avuto una delle 30 ragazze più belle d'Italia. Non lo diciamo, non lo diciamo. È giusto. Noi facciamo le dirette, non lo diciamo. Facciamo le immagini a 6 dimensioni, non lo diciamo. Facciamo dirle agli altri che magari si vedono nel condominio di casa e che poi fanno anche i manifestini. Vedete che noi ci vediamo nel condominio di casa. Va bene. Andiamo in pubblicità e tra poco perché poi siamo Carmine di ci deve raccontare un'altra due cose. Barzelletta. No, a parte quello, però deve raccontare un fatto che me l'hanno chiesto da tutte le parti del Molise. Va pubblicità. Bene, allora torniamo subito, non andate via. Domenica Sport in collaborazione con D'Amico Arreda sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Tuffati nell'estate di M2, corsi di acquaticità e di avviamento al nuoto da 0 a 6 anni, corsi di nuoto ragazzi e adulti, sconti per convenzionati e nuclei familiari. Con Flogas arriva l'energia su misura. La Prefabbricati Tappino è la risposta giusta per qualsiasi esigenza di prodotti nel settore della prefabbricazione industriale, agricola, per civili abitazioni, box, villette, impiantistica sportiva. Prefabbricati Tappino, preventivi e consulenza tecnica gratuiti in fase progettuale, telefonando al numero 0874 46 11 81. Prefabbricati Tappino, zona industriale Toro, un'esperienza pluriennale al vostro servizio. Solution System, assistenza tecnica specializzata su apparecchiature elettroniche da ufficio. Via Asia, Termoli, telefono 0875 46 21 21, pronto intervento 338 49 79 054. Ferentinum Club, corsi di mini basket, scuola calcio, ginnastica ritmico sportiva, mini volley, ginnastica per adulti e terza età, corsi di ballo, zumba, caraibici, palazzetto dello sport, nuova comunità Ferrazzano. Pizzeria da Libero, a Busso, in via Manzoni, pizzeria con forno a legna.
Prenotazioni 0874 44 72 16. Silvano Ciccarella, lavorazione articoli rame, ottone, arte sacra, premiazioni, articoli promozionali. A Boiano, info silvanoc@tiscali.it. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Tuffati nell'estate di M2, corsi di acquaticità e di avviamento al nuoto da 0 a 6 anni, corsi di nuoto ragazzi e adulti, sconti per convenzionati e nuclei familiari. Con Flogas arriva l'energia su misura. Domenica Sport. Allora torniamo sempre in diretta, saluto e ringrazio nella nostra redazione di Isernia Michele Di Giacomo, non soltanto per essere stato insieme a noi stasera, ma tutte le volte che sei stato con noi. Michele, ti ringrazio e che cosa dire? Ci diamo appuntamento, se sarà possibile, se Dio lo vorrà, alla prossima edizione di Domenica Sport. Sì, ci vediamo l'anno prossimo, se Dio vorrà, logicamente. E saluto tutti quanti, gli ospiti, te, tutti i telespettatori, e purtroppo vi devo lasciare prima, quindi ci sentiamo la prossima volta. Va bene, grazie a Michele Di Giacomo. Dirò anche che per quel che riguarda il girone B della C1, che da giugno prossimo non esisterà più, il Lecce ha superato, ricordate, il Perugia è salito in Serie B direttamente. Il Lecce questo pomeriggio ha superato il Benevento, mentre il Frosinone ha superato il Pisa, quindi Lecce-Frosinone è la finale per la Serie B. Chi vincerà tra Lecce e Frosinone andrà in Serie B. Abbiamo un altro servizio, questo del Carpinone. Sì, Carpinone che ha giocato contro i Sanniti, partita conclusa per 2-2 e qui c'è Gennaro Bustelli. Al Comunale di Carpinone termina 2-2 l'ultima giornata del campionato di prima categoria Girone A, dove i padroni di casa si comportano bene contro un Atletico Sanniti che termina al terzo posto in classifica. Ma andiamo alla cronaca del match. Il primo a cercare la fortuna è l'Atletico Sanniti, con Pasquale Melone, che al quindicesimo manda di poco al lato. Al trentesimo sempre Pasquale Melone, che serve Calvitti, ma l'estremo di casa arriva prima sulla sfera, che poi si fa scappare di mano, per poi chiudere con una conclusione dello stesso Calvitti, che però non va. Al 34esimo, punizione di Sabatini, ma spedisce di poco fuori. Al 46esimo, contratto tra Ferrante e Monaco, per il signor Varone della sezione di Termoli, e rigore per il Carpinone. E sul dischetto si presenta Fabrizio, che sciupa malamente, e fa rimanere il risultato inchiodato sullo 0-0. E con le magie di Giancarlo Bustelli passiamo alla ripresa, dove l'Atletico, dopo solo 3 minuti, passa in vantaggio con il gol di Pasquale Melone, che fredda Etemai. Al 13esimo, sempre gli ospiti con Calvitti, che di testa prende in pieno il palo. E al 18esimo arriva anche il gol del raddoppio, che mette la firma di Onorato. Al 24esimo accorcia Manganiello per il 2-1 e al 28esimo viene atterrato Ferrante da Del Riccio ed è di nuovo rigore. Sul dischetto va Cristian Calvitti, che tira un pessimo rigore. Al 31esimo, Monaco serve Fabrizio e il Carpinone trova il pareggio. Termina così il match. Carpinone, che sente il rammarico di un campionato un po' sprecato. Atletico Sanniti, che giocherà i playoff. Va bene, abbiamo visto anche quest'altro servizio. Anche se andassimo avanti, facessimo le trasmissioni a luglio, troveremmo anche a luglio qualche partita da farvi vedere, perché insomma con la conclusione dei campionati di Serie D, di eccellenza, promozione, era un po' complicato, ma ci siamo riusciti comunque. Adesso, prima di vedere un altro servizio, andrei a Termoli, perché non so Giulio se tu, perché a me me l'hanno chiesto veramente un'infinità di persone, sicuramente Angela questo episodio non l'ha mai sentito, però vorrei Carmine D'Angelo, adesso io gli chiederò di raccontare, perché lui è stato presidente del Petacciato. Va bene? E una volta, Carmine, lo devi raccontare, lo so che l'ha già raccontato in questa trasmissione, una volta loro col pullman a cipe tacciato si sono trovati a Roma, però vorrei che lo raccontasse Carmine, perché me l'hanno chiesto veramente proprio a furor di popolo. Appena viene Carmine D'Angelo, per cortesia fagli raccontare un'altra volta quell'episodio del presepe, no? Perché era il presepe vivente a San Pietro, Angela, no?
a San Giacomo, sì. Voglio dire, fuori porta, era San Pietro, la patria della cristianità, il tempio della cristianità. Allora Carmine, lo vuoi raccontare per ancora un'altra volta per tutti quelli che me l'hanno chiesto? Mi fa piacere che ogni tanto mi ricordi questa visione, questa immagine, anche perché l'ho vissuta io direttamente. No, niente, eravamo in ritiro a Roma e quindi sai com'è, stavamo al ristorante, all'albergo, e allora eravamo tutti in un ricco conviviale. Tu poi lo sai, su queste cose io non mi tiro indietro. Mai, allora al mio mai. Fianco pranzava il l'autista del pullman. E dacci un bicchiere prima e dacci un bicchiere dopo. Insomma, l'autista parte. Insomma, che ti devo dire? Si inebria un po'. Fatto sta che poi il mister ha detto: ragazzi, ne dobbiamo andare perché fra due ore c'è la partita. Noi dovevamo giocare lì a Strea e niente, l'autista mette nel pullman, i giocatori ci imbarchiamo tutti nel pullman. L'autista fa: mister, non c'è problema, io conosco una scorciatoia, arriviamo prima, non c'è problema. Vabbè, fai tu. Mentre ci avviamo, gira a destra, poi a sinistra, poi ci avviamo per un viale, poi ancora a sinistra. Ma dove stiamo andando? Non ti preoccupare che la strada la so. Vai ancora a destra, usciamo in un vicolo. Non in un vicolo cieco, dove vedevamo che all'altra parte c'era una fila interminabile di persone. A quel punto noi dovevamo mettere la freccia a destra con il pullman. A un certo momento, dove ci siamo incontrati, dove ci siamo trovati? In via della Conciliazione. Era il 6 di gennaio. Ci siamo trovati in mezzo alla processione. I cammelli avanti, ci siamo girati in remaggi dietro. Il vigile ci fa: ma dove andate? E io mi faccio, e che ne so, ho presa la processione. Ti sei... no, perché la cosa, il vigile, è vero Giovanni Guglielmi, perché Giovanni tu c'eri? C'eri anche tu, è vero Giovanni? Perché il vigile vi ha detto: ma chi siete? Chi siete? Dice: no, noi siamo acipetacciato. E che ci fate alla processione, al presepe, all'arrivo dei re magi, capito? Al presepe vivente di San Pietro. Ripeto, cioè, Giovanni, è così o no? Che il vigile a Roma va detto: ma dove andate? Ma sì, chi sì, siete? Sì, Antonio, è così. È così. Non lo so. Che cosa... Purtroppo è così. Fare? Purtroppo è così. Angela. Facciamo un appello al presidente. Facciamo un appello. Un applauso anche. No, un appello di non lasciare... No, questo è vero, di non lasciare il calcio, perché insomma... È una figura molto positiva, quindi in un momento come questo servono persone del genere, quindi... Però Mimmo, potevano anche arrestarli. Sì. Decisamente rischiavano di non giocare. All'epoca penso che c'era ancora Giovanni Paolo II. Credo che c'era ancora Giovanni anche Paolo II. Anche se facevano il palloncino all'autista, li bloccavano subito. Avrebbero deviato. Sono arrivati a giocare al campo della Strea. Dimmi Carmine. È stato fatto. No, dico, se facevano il palloncino all'autista scoppiava il pullman. Una cosa da pazza. Io sono fatto qua, guarda, giuro, certe Andò, volte ti dico, Andò, ti dico questa, e mi permetti, ti dico questa, mi è venuta mo' in questo momento, è una breve. C'era un tizio che va dal dottore, fa: dottore, io c'ho un problema. E mi dica: che problema c'è? Io la notte, quando mi addormento, canto sempre, mi metto sempre a cantare. Allora, Giovanò, tu c'hai un bel complesso. No, ha detto: dottore, quale complesso? Io canto da solo, quale complesso? Ma lui le dice cose, cioè, voi dobbiamo... Carmine, dobbiamo fare una... Dopo ti dico quello del sordo, del sordo e del cieco, dopo ti dico questo. Ah, no, adesso che mi è venuto in mente. Abbassa. Allora, ti dico questa.
c'era un sordo e un cieco, due amici, due colleghi. A un certo momento il sordo mi fa vicino al cieco, compà, domani ce ne dobbiamo andare a caccia. Compà, ma dove dobbiamo andare noi? Io non ci vedo, tu non ci senti, non ti preoccupare. Tu che non ci vedi ti armi di fucile e io che non ci sento t'accompagno. Ma andiamo. Arrivano in campagna, il cieco armato di fucile, il sordo che lo accompagna. Siamo arrivati, compà? Sì, sì, siamo arrivati. Punta, punta, compà, punta. Va bene, metti più a sinistra, va bene. Ancora più a sinistra, va bene. Sì, sparamo, sparamo. Pum, compà, l'ho colpito. Ma perché hai sparato? A me lo fa morire. A me mi fa letteralmente morire. Va bene, allora poi alla fine di questa tra 7-8 minuti ci dirai l'ultima, perché insomma, però lui è veramente così. Cioè voi una sera siamo stati in un ristorante a Termoli e a un certo punto eravamo lì e praticamente tutto il resto del ristorante si è messo intorno al nostro tavolo, perché lo conoscono tutti a Termoli, capito? Lui è stato alla SAI l'ultima, mi pare che ha perso la semifinale, all'epoca si faceva un programma, credo, su Canale 5, e si è fatto, capita Annalisa, tutto intorno a noi, e Carmine che raccontava una serie di storie, molte delle quali irripetibili, in televisione, perché lui lo sa molto, infatti sta raccontando queste cose, sono proprio tipo quelle delle suore, insomma. Sta raccontando tipo le storielle che si raccontano, cioè tipo Suor Cristina che sta partecipando al programma The Voice of Vitali, quella bravissima cantante, oltre che ottima suora, che sta partecipando, e lui sa che in questa fascia però poi mi interrompe, vedi? Andò, dico un'ultima, va, dico l'ultima, andò. Dai. Va bene, andò? Va bene, allora. C'erano sempre due amici, due colleghi, no? Che si incontrano, hanno detto, Francesco, ma che hai fatto? Che è successo? Ti vedo pensieroso. Ha detto, Giovanni, che doveva succedere? Ha detto, cioè, mio cognato dalla Sardegna, tutto entusiasta, mi ha portato una bella forma di formaggio. Io veramente gusto bene il formaggio, specialmente se è casareccio dalla Sardegna, e l'ho messo in cantina, sai com'è? Me lo volevo mettere da parte nei momenti delle ottime e buone occasioni. Vabbè, che è successo? Vado per prendere, nel momento del compleanno di mio figlio, vado per prendere sta pezza di formaggio e non c'era più. E che è successo? Me ne sono mangiati i topi. Ma come fa? Mi sono mangiato tutti i topi, mi hanno mangiato il formaggio. Ha detto, ma Francesco, ma ti lamenti tu? A me una zoccola mi ha mangiato due appartamenti. Vabbè, basta. Hai visto Giovanni come ha fatto? Ci eravamo accorti prima, se era nessun problema di così. Però è simpatico, cioè, allora, prima dei saluti, Annalisa, vediamo quest'ultimo servizio di Alessandro Correra. Sì, ha seguito la partita Santo Stefano Colletorto, partita conclusa per 3-1, e abbiamo il servizio del nostro inviato Alessandro Correra. Finisce con la vittoria dei padroni di casa la sfida valida per l'ultima giornata di campionato nella prima categoria nel girone C tra Santo Stefano e Angioina Colletorto, con i padroni di casa già salvi, mentre il Colletorto che sperava in una posizione migliore della penultima per i playout. Al 17° minuto ci provano subito i padroni di casa, angolo Cifelli all'indietro per Sabelli che tira dal limite dell'area di rigore ma para Colombo. Al 21° ci provano gli ospiti, questa volta palla dentro per Giannubilo, interviene Di Staso che però tira di poco fuori. Passano due minuti e dal 23° minuto c'è il lancio lungo, sbaglia l'intervento di testa Trivisonno che regala il pallone a Giannubilo che entra in area di rigore e con un pallonetto batte Russo per il vantaggio ospite 1-0. Dura solo un minuto la gioia per gli ospiti. Al 25° minuto punizione battuta rapidamente da Daddario per Ambrosino che in area di rigore tira e fa 1-1. Al 36° è ribaltata la situazione. Calcio d'angolo, Piedimonte, pala sul secondo palo, colpisce di testa Stefano Sabelli che fa 2-1.
Al 42esimo ci sarebbe la possibilità del pareggio per gli ospiti. Altro errore della difesa del Santo Stefano, questa volta lo commette Pistilli che regala il pallone a Giannubilo, che questa volta però tira alto. Con le immagini di Mario Pece passiamo alla ripresa. E dal quarto minuto, pallone per Liberatore che tira, ma Russo è bravo a respingere. Al sesto minuto ci prova ancora il Colle Torto, calcio d'angolo, Giannubilo sul secondo palo, la traversa però ferma per due volte il giocatore numero 7. Al ventesimo ce l'ha lungo dei padroni di casa, Sabelli serve Cifelli al limite dell'area di rigore, che con un bel sinistro a giro insacca il 3-1. Al 39esimo Ravellini, pallone al centro per Sabelli che però da pochi passi non riesce a realizzare e colpisce Colombo. La palla finisce a Lunardelli, il tiro a giro di destro, para Colombo. Senza recupero e senza altro da aggiungere, il signor Bruscino di Campobasso fischia la fine della partita. Il Santo Stefano batte il Colle Torto 3-1. L'Angelino a Colle Torto la prossima settimana avrà il suo scontro per tentare la salvezza di rimanere in prima categoria in trasferta contro la Fiamma Larino. Va bene, abbiamo visto anche questo servizio, allora andiamo un attimo a Isernia perché con Maria Antonietta Tortola. Maria Antonietta, è stato un piacere stare insieme a te, insieme a Rosanna Esposito, insieme ai due ragazzi che dobbiamo un po' adesso educare, tra virgolette, giornalisticamente parlando. Gli sceriffi, che sono sicuramente ragazzi educatissimi, dunque Gennaro Bustelli e Paolo Amodei, Pierpaolo Amodei, sì, aveva avuto un piccolo voto di memoria, però è stato un piacere stare con voi perché veramente queste 38 domeniche sono state un piacere per me e per Annalisa. Quindi vi ringrazio e soprattutto dello spirito di abnegazione e di sacrificio, perché ci vuole veramente spirito di abnegazione e sacrificio ad essere tutte le domeniche al lavoro. Ti ringrazio ancora e tra poco di che cosa ci parlerai? Grazie. Noi ringraziamo voi e chiudiamo questo ciclo di Domenica Sport con un ospite davvero speciale. Lei ha 13 anni, si chiama Giorgia Tortola ed è una campionessa di go-kart. Come ho detto all'inizio trasmissione, lei fa parte del team ART, che è il team di Jean Todt. Quindi insomma è finita veramente in un circuito ancora più grande di lei, accompagnata da Dorato Cicchino, che è il proprietario della pista di go-kart di Santa Maria del Molise, la pista Paradiso. Lei ha mosso i suoi primi passi proprio con Addolorato. È stato Galeotto un gran premio di Monza, dove il papà Gabriele l'ha portata, si è innamorata di Schumacher, ma soprattutto si è innamorata delle macchine da corsa e vuole che questo sia il suo lavoro e lavora per questo. Il sabato invece di andare a scuola fa le prove libere, quindi insomma diciamo che si è avviata bene, con grande gioia della mamma che forse la vorrebbe di più tra i banchi di scuola che in pista, ma il papà invece la segue tantissimo insieme ad Addolorato, che è un po' il suo nonno, e con loro che parleremo di questa avventura, dell'avventura di Giorgia Tortola. Va bene, io lo conosco Addolorato Cecchino, anzi colgo l'occasione per salutarlo se me lo inquadrate un attimo, e quindi so della struttura che ha prima di Castelpetroso, una bellissima pista di go-kart. Addolorato ha fatto della sua vita veramente lo sport, insomma ha respirato sport e motori e kart in particolare. Ciao Addolorato, e quindi grazie per essere venuto a questa puntata di Domenica Sport. Buonasera a te, io ringrazio dei complimenti che ci fai. Va bene. Tutto quello che hai detto è una verità. Abbiamo questa ragazzina qua che diciamo che è il mio pulcino. Quel primo giorno che mi è arrivato in pista sembrava che voleva fare lei un go-kart, non correre un go-kart. Va bene, quindi ne parleremo tra poco insieme a Maria Antonietta Tortola. Grazie Addolorato per essere venuto in trasmissione. Allora, torno a Termoli, dove devo ringraziare necessariamente Pino Somma, Edmondo Somma e anche Marco, se me lo inquadrate proprio un attimo. Eccolo qui, Marco.
l'ultimo della famiglia Somma, ma significa che nella grande famiglia di Telemolise c'è continuità. E questa, guarda, è l'unica cosa forse che mi può creare qualche attimo di emozione, perché significa che 28 anni non sono passati in vano e che, voglio dire, abbiamo gettato le basi per una continuità. Era questo l'obiettivo ambizioso che abbiamo avuto 28 anni fa, io, Lelio Pallante e la mamma di Quintino, Maria Di Pilla, che io ricordo sempre con grandissima commozione, che troppo presto è venuta meno, però insomma devo restare calmo perché voglio dire lo impone la trasmissione, ma quindi se c'è continuità significa che quella sera di un mese di febbraio del 1987 ad un tavolo eravamo alla Pergola in Corso Bucci insieme a Lelio Pallante e Maria Di Pilla, che non ci sono più, evidentemente avevamo avuto questa intuizione, creare un qualcosa che potesse avere continuità, ed è questo l'orgoglio più grande. Purtroppo sono rimasto soltanto io a testimoniarlo, però insomma è stato un impegno grande, grandissimo. Quindi grazie Marco, grazie a Pino Somma, grazie a De Mondo, grazie a Alessandro Nardello, il nostro tecnico, e grazie anche ad Amedeo Nardella, che è il papà di Alessandro, che praticamente è uno di noi. Allora, chiuderei con Carmine D'Angelo, ho visto già che avete le bottiglie, mi raccomando, non fate tipo Formula 1, insomma fatela scoppiare con discrezione. Carmine, ci vuoi dire proprio l'ultima, al volo, prima dello sparo finale? No, veramente Andò, ti volevo salutare veramente con grande gioia, un grande onore, perché tu sei l'artefice principale per quanto riguarda le trasmissioni, soprattutto di Domenica Sport. Sei un uomo di mondo, un uomo di calcio, un uomo di cultura. Noi veramente te ne siamo grati, perché ci allieti le domeniche e stiamo veramente bene insieme a te, bene insieme a questa famiglia che è Domenica Sport. Te l'auguriamo e ti poniamo un arrivederci a questo ciclo di trasmissioni, e veramente ci teniamo con il cuore e spero che ci rivediamo a presto. Evviva Antonio Di Lallo e viva Telemolise! Esagerato, adesso proprio abbiamo veramente sforato, dai. Vabbè, grazie Carmine, grazie. Grazie a te Antonio. Bevete anche la nostra salute, ringrazio Giovanni Guglielmi e grazie a voi e tante altre persone saluto, come voi. Saluto a tutti gli amici, gli amici della trasmissione, di vero cuore, un grosso in bocca al lupo e viva il calcio molisano e un abbraccio a tutti quelli che ci seguono. Se ti siedi. Da oltreoceano. Da oltreoceano, va bene, grazie a voi anche per le parole che sono arrivate dal mare, dall'Adriatico, di Carmine D'Angelo, Giovanni Guglielmo e di tutta la famiglia di Telemolise in riva al mare. Allora, grazie e ci vediamo, se Dio vorrà, lo ribadisco ancora una volta, a settembre. Allora, grazie Giulio Perrucci, la gente si aspetta molto. Lo sai. La responsabilità è grossa, è aumentata, però insomma, ripeto, come ho detto prima, stiamo lavorando e siamo convinti di non deludere le attese. Mi permetti di ringraziarti. Ah no, volevi dire il fatto di... Sì, dico innanzitutto che sabato prossimo, 31, c'è il primo memorial di Gianluca Fuso, che è stato insomma un ragazzo che ha giocato tanti anni col Campobasso, oltre che molto conosciuto in città e anche in regione. Quindi ci sarà il primo memorial allo Sturzo, invito tutti a partecipare perché insomma il ricordo di Gianluca deve essere onorato alla grande. Permettimi di ringraziare la mano che ci hai dato tu e la tua televisione quest'anno in tutte le cose che abbiamo fatto e continuate a starci vicino perché ne abbiamo bisogno. Va bene, noi lo faremo, l'abbiamo sempre fatto con tutti, però a una condizione, che non possiamo veramente essere confusi con nessuno. Tu sai a che cosa mi riferisco, perché noi, voglio dire, prima mi sono quasi emozionato a dire certe cose, però questo, siccome sono rimasto l'unico testimone di certe cose, mi impedisce di veramente di confondermi
con altri. E mi fermo qui. Grazie a Mimmo Sabatelli. Grazie. In bocca al lupo anche a te. Grazie, mi associo pure io nei ringraziamenti per tutta l'attenzione che dai anche alla pallacanestro. Come Giulio ti chiedo di starci vicino sempre, perché ne abbiamo tanto bisogno anche noi. Grazie a tutti quanti. Va bene, Angela Baranello, innanzitutto poi ti devi leggere, perché ci ha mandato un nostro telespettatore, si chiama Pietro Cristoforo di Ripa Limosani, ha mandato una poesia per Annalisa, la faccio leggere a te. Però insomma eri molto restia a partecipare, vorrei sapere come ti sei trovata qui. No, mi sono trovata bene, ma l'essere restia non era per la trasmissione. No, era proprio di l'impatto. Era l'impatto di, diciamo, di essere però, in trasmissione. T'avevo detto, era un salotto. Sì, sì, no, è stato così oppure molto no? Piacevole, molto piacevole. Va bene, quindi ti aspettiamo. Ok, grazie per l'opportunità. Vogliamo leggere questa poesia per la nostra Annalisa? Va bene, molto volentieri. Allora, per Annalisa. Libera paure e tensioni, coraggio e solo illusione, con il tuo bel viso su un dolce sorriso, lasci una parola a caso, tutto si ti perdona, risplendi come la luna, nel lago con la cruna, alta, nera e snella, di lallo ti porge la sella, come una luce di riflesso ci fai restare di gesso, come le piramidi di Ghisa, se unica sei Annalisa. Grazie. Sei contenta? Grazie, sì, bellissima. Grazie, la conterrò. Io mi sono messo d'accordo con Pietro Cristo. Non l'avrebbe mai potuta leggere Mimmo questa. No, Mimmo non l'avrebbe, però era l'unico che la poteva leggere, perché Angela si è prestata, lo so, ha lo fatto so, di più di quello che le avevo chiesto. Vabbè. Perché era l'unico, Giulio? Perché, dillo tu. Perché era l'unico che può ancora avere delle... E che deve avere più andato male. Delle ambizioni. Noi amici abbiamo perso le speranze. Con questa poesia, che ne so. Va bene, grazie comunque a voi. Ringrazio tutti i nostri tecnici, l'ho detto, tutti i nostri sponsor, tutti quelli che hanno avuto anche la pazienza di seguirmi e di sopportare alcune, però quando le cose non vanno, sentite, io sono così. Io davanti o dietro la telecamera sono così. E ultimamente, un mese e mezzo fa, che è venuta a mancare la professoressa Wanda Lanza, che è stata mia insegnante al ginnasio, lei ogni volta che la incontravo mi diceva sempre: io ti apprezzo moltissimo, più di quanto pensassi quando sei stato mio alunno, perché hai la capacità di rimanere te stesso anche davanti alla telecamera. Questo, se mi consentite, è un altro piccolo orgoglio che ho, detto tra l'altro da una persona alla quale io volevo veramente bene e che ho stimato veramente tantissimo nella mia vita. Allora, siamo così, ci arrabbiamo, lo facciamo vedere, però la gente alla fine capisce e sa perfettamente che è una diretta, che però vogliamo bene e rispettiamo tutti quelli che lavorano per farci essere protagonisti in queste ore in cui stiamo insieme a tutti quanti voi. Quest'anno il pubblico di Domenica Sport è cresciuto in maniera paurosa, esponenziale, perché si sono aggiunti Lazio e Abruzzo, noi siamo oltre le 500.000 persone che ci seguono tutte le domeniche e per noi è veramente un orgoglio, ma io lo dico sempre, lo scrivo, lo rispondo anche a qualcuno su Facebook, il merito, se ancora ce la sentiamo di andare avanti, è della gente che, come Carmine D'Angelo, come tanti altri, che apprezzano quello che facciamo e ce ne danno pubblica, diciamo, dimostrazione. Annalisa, bando agli scherzi, è stato un piacere stare anche con te. Direttore, io spero di ritrovarti. Mio, speriamo bene, io la ringrazio. Con le tue minigonne, con i tuoi abbigliamenti, hai fatto veramente ammattire tutto il Molise, Lazio e mezzo Abruzzo. Però, senti, la minigonna, una ragazza come lei ci sta bene, è l'abbigliamento giusto. Anzi, stasera, ti devo dire la verità, sono un po' in imbarazzo con questo... E Mimmo mi aveva detto tutta la settimana, ma se la mette la minigonna Annalisa. Direttore, abbiamo iniziato questo percorso con i jeans e l'abbiamo concluso lo stesso con i pantaloni. Però ce lo prometti che a settembre potremo sperare ancora? Mimmo lo mi puoi invitare a settembre, sì. Ti rinvitiamo, sì. Ecco. Quando verrà, se te lo dico... Mettiamo sì. È andata, dai che non c'è differenza, su, non è l'abito. Che fai comunque male. No, assolutamente. Comunque, direttore, sono io che ringrazio lei, è stato veramente un piacere, ci tengo e credo sia comunque indispensabile ringraziare anche il nostro editore Quintino Pallante, il direttore Emanuela Petescia
Ringrazio tutta la famiglia di Telemolise perché è realmente un bel gran gruppo, quindi dall'assistente di studio Daniela Ziccardi, tutta la regia, non li nomino singolarmente perché ecco, potrei dimenticarne qualcuno. Moscufo. Il fan club Moscufo, ci rivediamo l'anno prossimo. Un appello, mi raccomando, ai nomi delle squadre e i cognomi dei giocatori, perché indipendentemente che ci sia io o un'altra ragazza qui, non ci mettete in difficoltà. Il primo anno, bene o male, ci può stare, però il secondo poi si andrebbe a sfociare in un qualcosa che non va bene. Quindi va bene, hai ci detto tengo tutto questo per farti dire che ti vogliamo qui. No, direttore. Dai. Comunque ringrazio voi che siete stati tantissimi a seguirci di cuore, vi aspettiamo per la prossima stagione ancora più numerosi e vi do appuntamento a domani con lo spoglio elettorale. Io sarò su Radio Luna Network con Pietro Rama e Mario Faraone ad affiancare il direttore Emanuela Petescia. Quindi ci rivediamo, buona estate a tutti. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Tuffati nell'estate di M2, corsi di acquaticità e di avviamento al nuoto da 0 a 6 anni, corsi di nuoto ragazzi e adulti, sconti per convenzionati e nuclei familiari. Con Flogas arriva l'energia su misura. Dall'antica sorgente molisana di Castelpizzuto, acqua Castellina, una ricarica di benessere. Castellina, l'acqua oligominerale che aiuta l'organismo a depurarsi in modo naturale e a restare in forma. Acqua Castellina, la regina delle acque. GeoSicur, consulenze geologiche, indagini geofisiche a 360 gradi, comprese le indagini georadar e monitoraggio e rilievo topografico di sottoservizi e di impianti tecnologici. GeoSicur, affidabilità, competenza e professionalità. Per i tuoi momenti speciali, scegli Faga Gioielli. Da Faga Gioielli troverai i migliori brand di preziosi. Swatch, Breitling, Liugeot, Hip Hop, One, Brosme, Diesel e tanti altri. Faga Gioielli è a Isernia, presso Centro Commerciale in Piazza, e a Venafro, in Corso Campano 62. Faga Gioielli, il migliore amico delle donne. Centro Radiologico Potito, accreditato dal Servizio Sanitario Nazionale. Riabilitazione ortopedica e neuromotoria con palestra. Idrochinesi terapia con piscina riabilitativa dedicata. Centro di Medicina Fisica Riabilitativa e Fisioterapia. Centro Radiologico Potito, Campobasso. Gioca Gio, progettazione e realizzazione impianti sportivi, illuminazione pubblica, arredi urbani. Gioca Gio, a Campobasso, info 0874 48 40 77, 335 13 69 756. Scopri Galbacotto, il prosciutto cotto al vapore per 15 ore. La fetta golosa, dolce e naturale che piace a tutti. Galbacotto, il buonissimo al vapore di Galbani. Prova anche tutti gli altri salumi Galbani. Galbanino, buono e geniale, come quel monello di Salvatore che ne inventa una al giorno, soprattutto quando è ora di andare a tavola. Ma la sua mamma, col Galbanino, Salvatore, ne ha inventate di ricette per farsi ubbidire. Lei lo sa bene, e lo so pure io, che è la fantasia l'ingrediente preferito dai bambini. Galbanino, il lato geniale di Galbani. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Tuffati nell'estate di M2, corsi di acquaticità e di avviamento al nuoto da 0 a 6 anni, corsi di nuoto ragazzi e adulti, sconti per convenzionati e nuclei familiari. Con Flogas arriva l'energia su misura. Domenica Sport. Bentornati, seconda parte di Domenica Sport. Come preannunciato prima dello stacco pubblicitario, parliamo di motori e ne parliamo con una giovane campionessa
di go-kart. Lei ha solo 13 anni, si chiama Giorgia Tortola e fa parte di un team molto importante, il team ART di Jean Todt, notata niente di meno che dal team di Jean Todt. Lei è molisana di Miranda ed è accompagnata da Dorato Cicchino, che è il proprietario della pista di go-kart Paradiso, famosissima, di Santa Maria del Molise, e con loro parleremo di questa avventura. Giorgia, raccontaci un po' di te, 13 anni, frequenti la seconda media, il sabato invece di andare a scuola sei impegnata nelle prove libere. Ah, sì, sicuramente. Dici un po' come è iniziata questa tua avventura. Ma la passione è iniziata quando sono andata a Monza a vedere il Gran Premio di Formula 1 due anni fa, e mi sono appassionata di Schumacher, chiedendo come Schumacher sia arrivato lì. Tutti hanno detto si inizia sempre dal go-kart per poi passare magari a formule minori, e allora sono andata anch'io. Hai deciso che vuoi fare questo nella vita? Tu, ti piacerebbe fare questo nella vita? Lo spero, sì. Anche se poi sai che è una cosa abbastanza complicata. Sicuramente, sicuramente. Senti, è stato papà che ti ha portato al Gran Premio, vero? Intanto vediamo le foto. Vediamo le foto delle tue gare, di tutto quello che in questi due anni hai fatto. Sono state tantissime le prove a cui hai partecipato, giusto? Sì, soprattutto allenamento, di gare non troppe, 4-5, soprattutto tanto allenamento, girare tanto, soprattutto nella pista di Santa Maria del Molise. Dimmi un po', in che categoria corri? Io ho iniziato con 100 junior, però adesso corro con la 100 ECA. Addolorato, cioè l'hai detto prima della pubblicità, sembrava che li volesse costruire i kart invece di correrci sopra quando l'hai vista per la prima volta. Che cosa hai pensato quando hai visto questa ragazzina così determinata? Niente, vedendola mi sembrava una ragazzina timida, non vedevo questo spunto aggressivo sui kart. Sembrava più un meccanico, girava intorno ai kart, toglieva qualche gomma, però stava sempre molto attenta guardando i motori. Perché l'ho fatto provare su un muletto di un go-kart. Uh-huh. E ho visto che lei andava. Poi l'abbiamo messo su un go-kart. Ma veramente mi ha stupito. Così l'abbiamo fatto iniziare a fargli avere questa voglia di girare. Devi tutto a lui, insomma, Giorgia. Sì, gran parte sì. Quanto è contenta la tua mamma che corri su queste macchine che poi vanno velocissime? Mi dicevi prima, quando stavamo chiacchierando, anche a 140 all'ora. Hai solo 13 anni, ecco. 13 anni a 140 all'ora, il cuore di mamma credo che insomma batta un po' fuori dal petto in certi frangenti, no? Sì, vabbè, non so quanto lei sia contenta, magari preferiva che facessi danza. Facessi danza, suonassi qualcosa, però non è per me. Ho provato tantissimi sport, nessuno ha fatto per me. Quali sono gli altri sport che hai provato prima di provare? Ma ho provato piscina, pallavolo, chitarra, ho provato a suonare sia chitarra elettrica che classica, però... Però il go-kart, insomma, è stato il go-kart che si è innamorato di te e tu ti sei innamorato di lui. Sì, sicuramente. Senti, vuoi continuare con questa tua passione? Vorresti farne un lavoro? Ah, io spero di sì. Per ora è solo un hobby, so che la strada sarà ancora lunga, dovrò imparare tanto, fare tanta esperienza, però spero di arrivare il più alto possibile. Come sei arrivata in ART innanzitutto? Quando sei stata notata da alcuni osservatori, ecco qui. Questa credo che sia la foto a cui tu tieni di più, vero? Sì. La foto con Michael Schumacher, sarai sicuramente super informata sulle sue condizioni di salute, sì, quindi vabbè, ti tieni informata quotidianamente. Bella, questa foto è veramente bellissima, secondo me ce l'hai incorniciata in camera? Sì. Ovviamente, ovviamente. Quindi stavamo appunto parlando della tua carriera, tu vuoi fare questo nella vita e dicevamo che la RT ti ha notata in qualcuna delle gare che hai fatto. Sì, sinceramente mi ha notato il meccanico del team satellite della RT, che a settembre 2013 ha fatto la gara a Santa Maria, perché lui prima era un pilota. E ci siamo rincontrati però non proprio a settembre, un paio di mesi fa su un'altra pista, io ero lì a vedere una gara e ci siamo rincontrati là. E lui è venuto direttamente da te, ti ha detto ragazzina tu mi sembri una tipa ok? Come è successo? Sì, più o meno, sì, no, il fatto è che
è stato papà a chiedere informazioni su quel team, perché devo dire che con questo team satellite dell'ART, con il cui proprietario è Gian Todd, corre un pilota molto conosciuto nel karting, si chiama Luca Tilloca, vice campione europeo, e appunto oggi stava facendo la gara di campionato italiano giù a Muro Leccese. E non sai neanche quanto è arrivato, starei chiedendo per avere i risultati. È stato un po' sfortunato, è arrivato settimo, però era partito secondo in qualifica. Senti, prossimi appuntamenti con il kart, con le prossime gare, quali sono? La prossima gara sarà a Morcone il 15 giugno. Con l'Unione Piste Nazionale, un campionato interregionale che prende parte delle piste di Campania e Molise. Mm-hmm. E sì, quella sarà la prossima gara. La prossima gara. Sì. Addolorato? Sì. Quante ragazzine corrono sul kart? Quante sono brave come Giorgia? Come ragazzina, è la prima ragazzina che abbiamo tenuto. Fantastico. È rimasta, è una cosa bellissima questa. Perché anche le persone che guardano restano sorprendenti per quello di vedere una donna. Certo. Corre, insomma, ma come abbiamo detto, che le donne che guidano bene guidano meglio degli uomini. Giusto. Beh, ma è vero. Per quanto riguarda invece l'attività della pista, so che ci sono dei corsi. Sì, per la grande gioia delle mamme, annunciamo che partiranno dei corsi per bambini, vero? Partiranno dei corsi di bambine dall'età da 5 a 7 anni, dal partire dal primo giugno. Dal primo giugno. Dal primo giugno, quindi chi si iscriverà, abbiamo già 7-8 ragazzini iscritti. Ma ci sono mamme più sfegatate dei papà? Perché io immagino sempre i papà che siano sfegatati. Guarda, per il parliamo di sfegatate, sono le mamme. Ah sì? Sì, sono molto fantastico. Più sfegatate. Finché non vanno su quel posto, non hanno quella grinta, non sentono quell'adrenalina. Uh-huh. Quando l'assaggiano sono le mamme. Bene, allora abbiamo scoperto anche questo, insomma. Giorgia, risultati importanti in questi 2 anni e risultati che dovranno ancora arrivare. Sì, vabbè, risultati spero che arriveranno, non solo a livello interregionale, perché poi a livello interregionale, soprattutto con questo campionato nelle piste nazionali, che è un campionato, non voglio dire amatoriale, però che cerca di far divertire comunque la gente. Infatti io nelle gare mi paragono spesso con gente molto più grande di me, magari di 30, 40 anni, come capita, ci sono pochi di ragazzi, però spero di arrivare minimo a un campionato italiano, almeno lo spero. E si lavora per questo, noi te lo auguriamo. Intanto ti ringraziamo per essere stata qui con noi, ringraziamo anche te, Addolorato, che so che l'accompagnerai a Morcone il prossimo 15 giugno e continuerai a starle vicino nella sua carriera. Grazie ad Addolorato, grazie a Giorgia Tortola, ricordate questo cognome, a Giorgia Tortola per essere stata con noi. Io ringrazio naturalmente tutti voi, ringrazio i miei tecnici in regia, Giancarlo Bustelli, Danilo Scarinci, Rosanna Esposito, Pierpaolo Amodei, Giancarlo Bustelli, ringrazio la regia di Campobasso per quest'altra bellissima stagione insieme a voi. Vi do appuntamento naturalmente a settembre e vi auguro buon costume. Grazie, arrivederci a tutti. Se sei un agente di commercio esperto, lavora con noi. Potrai proporre con entusiasmo.